Bene, direi sono le 4:46 con il classico quarto d'ora accademico, come si suol dire. Iniziamo ascoltando l'inno nazionale. Bene, allora innanzitutto l'approvazione del processo verbale della seduta di mercoledì 9 settembre 2015. Chiedo se vi sono rilievi, integrazioni. Non vedo segnalazioni in questo senso e quindi si dichiara approvato il verbale della seduta del 9 settembre 2015. Siamo all'inizio dei lavori, quindi chiedo ai consiglieri se vi sono sull'ordine dei lavori gli interventi per poter integrare quanto già concordato nella seduta che ha impostato l'ordine del giorno. Vedo già iscritti Fattori e Giannarelli. La parola a Tommaso Fattori. Grazie Presidente, no, chiedo soltanto l'iscrizione di 3 mozioni all'ordine del giorno. Le 3 mozioni, mi scusi, sono? Sono sull'amianto, dunque in merito alla, no, sono tre, dunque. La prima è quella sulla questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge di riforma dell'istruzione e formazione, e ce n'è una sulla situazione degli immobili dell'attuale sede delle società di nuoto Rarinantes Florentia e la canottieri comunale di Firenze, e poi una sul piano amianto per la regione Toscana. Quale? Mi chiedeva il segretario generale se il testo della terza, quella sull'amianto, è un testo sostitutivo o è già quella che è stata indicata? Infatti era questo, in realtà è il testo sostitutivo di quella già presentata, protocollata, sì, quindi probabilmente sono l'iscrizione di 2 nuove e la sostituzione del testo già presentato. Ho capito, benissimo. La parola a Giacomo Giannarelli. Sì, la richiesta di aggiunta all'ordine del giorno della mozione numero 56 con ad oggetto procedure inerenti all'autorizzazione di impianti di termovalorizzazione. Benissimo, grazie. La parola a Leonardo Marras. Noi vorremmo inserire una mozione in merito alle prospettive dell'azienda Polimeri SRL ex Zetaplast. Benissimo. Claudio Borghi. No, giusto per questione procedurale, bisogna capire secondo me come sono le regole, vale a dire, se stiamo parlando di questioni urgenti emerse nel corso della settimana, come per carità, in questo caso mi sembra essere, però in generale di questioni emerse nella settimana, nei 15 giorni e cose di questo tipo, ok. Se no, altrimenti si ripropone il problema che abbiamo sempre indicato sin dal primo giorno, cioè vale a dire che arrivano delle mozioni che possono anche essere condivisibili nel merito, ma in cui ovviamente, essendo presentate durante la stessa seduta, non c'è tempo necessario per il minimo approfondimento e per cui avevamo indicato una procedura un pochettino diversa, perché se no, adesso scusate.
In teoria ne avevo una sui contratti di solidarietà, insomma, no? Che oltretutto era anche abbastanza importante, però stiamo seguendo una procedura di passare per la capogruppo in modo tale da arrivare a un numero condiviso. Se arriviamo invece al fatto di dire che ci arriviamo qua in seduta e subito ognuno tira fuori il numero X di mozioni, facciamolo anche noi, però scusate, ritorniamo ancora al difetto del primo giorno. Quindi io non sono favorevole all'inserimento di mozioni pur condivisibili, ma per cui non c'è il tempo fisico per l'esame, che non riguardino questioni urgenti o di attualità. Poi rispondo, e comunque sono considerazioni importanti, ci servono a assestare questo profilo dell'inizio dei lavori. Manuel Vescovi. Sì, condivido assolutamente. No, aspetta. Perché ci sembra assurdo, come i contratti che diceva, indicava prima portavoce dell'opposizione, che ci vengono esclusi perché si possono la prossima volta alla conferenza dei capigruppo, poi porti la mozione qui in aula e ti passa davanti magari a una richiesta che tu hai protocollato prima, e poi alla conferenza dei capigruppo ci avete detto di no perché ce n'erano troppe, e di conseguenza quelle dei contratti di solidarietà, che secondo me è una cosa urgente, ci viene messa dopo, se no la portiamo anche noi oggi, allora si discute tutto. Per cui ci danno delle regole. Le regole, a mio avviso, sono: se sono cose urgenti o di attualità, benissimo, e se no vanno la volta dopo. Che se no anche noi ci attrezziamo, ogni volta le portiamo in aula e saltiamo la conferenza dei capigruppo. Allora a questo punto è assurdo fare la conferenza dei capigruppo. Mi scusi Alberti. Prego. Per dare ordine alla discussione. Sottopongo a tutti, anche perché è un fatto fisiologico, noi ci troviamo alle prime riunioni che facciamo insieme. Il regolamento su questo aspetto cosa dice? All'inizio siamo all'articolo 88, quarto comma. All'inizio della seduta, su proposta dei consiglieri interessati, il Consiglio può deliberare, senza preventiva discussione, di ammettere alla seduta stessa mozioni che non sono all'ordine del giorno. Quindi non è un articolo che prevede appunto l'insorgenza da un punto di vista proprio della urgenza, immediatezza delle varie mozioni. È un articolo molto libero e quindi può essere interpretabile. Da un punto di vista di interpretazione, però, anch'io ritengo che le mozioni che qui vengono proposte debbano avere un carattere di insorgenza d'emergenza del problema che subentra dopo la conferenza di programmazione. Peraltro, comunque, le mozioni presentate dal consigliere Fattori hanno, secondo me, tutte queste caratteristiche. Lo ha sia la questione che ben conosco della Rari e della Canottieri, perché effettivamente la sentenza del Tribunale delle Acque arriva il 21 di ottobre e quindi o il Consiglio regionale prende posizione in termini rapidi o altrimenti è insignificante, mentre in realtà ce l'abbiamo. La questione dell'amianto a me sembra abbia delle caratteristiche del genere, lo ha chiaramente anche quella dell'istruzione. Certo, dobbiamo essere attenti, nel senso che se noi esageriamo con le mozioni che il consigliere chiede, è evidente che è un modo per, diciamo così, non dare il giusto significato all'autoregolamentazione che ci comporta anche molto tempo nella conferenza di programmazione. Quindi io personalmente mi sento di dire che la raccomandazione in questa fase è quella di limitare veramente le mozioni a la sussistenza di caratteristiche che sono quelle dell'emergenza per cui vengono trattate. Ripeto, quelle che vengono trattate oggi questa caratteristica ce l'hanno, ma non dobbiamo andare oltre questa tendenza. Questa è la mia opinione. Per quello che riguardava quella presentata da Marras, è lo stesso consigliere Borghi che l'ha riconosciuto. Vi era poi quella del termovalorizzatore che io non conosco. Giannarelli. Presidente, c'ero io scritto, Presidente. Presidente.
Alberti. Grazie Presidente. Chiedo scusa, non prendo la parola per questioni inerente l'ordine dei lavori, quindi, ma soltanto per una questione di forma e secondo me di etichetta. Io noto tutte le sacrosante volte, c'è cioè il Consiglio regionale, che il Presidente Enrico Rossi è assente ai lavori del Consiglio. Io ringrazio invece della bella presenza oggi pomeriggio degli assessori, però vorrei che ricordasse al Presidente Rossi che all'interno di questa Assemblea non è un corpo estraneo, per cui ecco, se potete ricordargli che il martedì pomeriggio di ogni 15 giorni iniziano i lavori del Consiglio regionale, possono anche continuare nel caso di non conclusione dei lavori anche il mercoledì mattina. Per cui io vi ringrazio, se potete informare il Presidente Rossi che la sua presenza in aula sarebbe molto molto gradita. Grazie. Io comunque so, consigliere Alberti, che oggi è alla conferenza Stato-Regione, quindi è un obbligo istituzionale. Anzi, vorrei sottolineare con lei, e li ringrazio, il fatto che su 8 assessori 7 siano presenti, e questa è una dimostrazione di grande sensibilità. Gianarelli, che voleva... Sì, chiedo scusa perché mi hanno appena comunicato che anche le proposte di risoluzione, se inerenti alla trattazione degli argomenti in Consiglio, andavano comunicate subito. Sì. E quindi aggiungo all'ordine del giorno la risoluzione numero 11 relativa alla comunicazione sull'aeroporto. Grazie. Collegata alla comunicazione sull'aeroporto. Di nuovo Fattori. Non so perché sono passato io invece di te. Vabbè. Beh, non ti preoccupare. Vabbè. Dunque, no, in realtà ha già detto lei, Presidente, quello che avrei voluto dire io sul carattere d'urgenza della mozione sulla Rarinante, se ovviamente quella sull'amianto. Per quanto riguarda quella sulla scuola, noi pensavamo anche che fosse possibile a questo punto discuterne col 5 Stelle, accorpare con un'altra mozione che è stata già presentata dal Movimento 5 Stelle. Comunque... Bene. Bene, a questo punto mi sembra siano, no, anche perché non voglio ripetere gli interventi, a questo punto deliberiamole queste, nel senso che le mettiamo in votazione. Accolgo il suggerimento di accorpare, cioè di far seguire, di mettere in un unico argomento di discussione quella sull'istruzione, così come da Fattori. Le altre... l'amianto metto in deliberazione. Chi è favorevole a inserirla all'ordine del giorno? È un testo sostitutivo, era giallo. Quindi è il testo sostitutivo di quella, quindi questa va automaticamente. Quello della Rari, ma io a questo punto metterei veramente in votazione perché le proposte mi sembrano tutte ragionevoli. Borghi chiedeva la parola per aveva già parlato, ma evidentemente ha qualcosa da integrare. Sì, sì, ho qualcosa da integrare, proprio perché a me piace l'ordine. Dichiaro come sarà l'orientamento di voto mio, ma anche del gruppo, quantomeno della Lega Nord, per tutti questi casi, man mano che si presenteranno. Vale a dire, noi abbiamo intenzione quindi di votare contro l'ammissione degli ordini del giorno ultronei, chiamiamo così, in discussione, in aula, a meno di manifesta urgenza della questione per i motivi detti. Poi, qualora la mozione invece venga, nonostante tutto, ammessa per votazione a maggioranza da parte dell'aula, a quel punto voteremo secondo il merito. Ma proprio come, diciamo così, metodo, l'inserimento spot di questioni complicate, diciamo così, in votazione come mozione senza passare dai canali, da noi non verrà approvato. E questo però ovviamente lo dico subito, come ci tenevo a dirlo prima, perché non venisse interpretato come contrarietà o relativa all'argomento. Stiamo dicendo siamo contrari a questo tipo di procedura o di prassi, ecco, a meno che non ci sia un intervento che chiarisca in modo, nel momento stesso in cui c'è la presentazione della mozione, chiarisca in modo ragionevole l'urgenza dell'argomento in questione. No?
Altrimenti noi appunto abbiamo intenzione di votare contro l'ammissione della mozione spuria, chiamiamola così, e poi dopo, ripeto, qualora invece si decidesse lo stesso di portarla avanti, faremo il possibile per votare secondo buonsenso, anche in carenza di informazioni adatte. Grazie. Molto chiaro, la ringrazio per la linearità. Io, visto che stiamo discutendo dell'ordine dei lavori, sto chiedendo all'assessore Bugli, come assessore ai rapporti col Consiglio, all'assessore Ceccarelli, per quanto riguarda l'assenza del Presidente Rossi, per quanto riguarda la comunicazione sull'aeroporto, cosa comporta? Comporta che non viene fatta, quindi... Comunque domani c'è il Presidente, quindi sarà rinviata domani. Sarà rinviata domani, insomma, quando sarà presente il Presidente Rossi. Bene, allora a questo punto io metto in votazione l'ordine del giorno prevedendo lo slittamento alla presenza del Presidente Rossi della comunicazione sull'aeroporto, l'inserimento della ex novo solo della mozione Rari, perché le altre due si collegano nel senso che prima avevamo detto, l'inserimento della mozione sul termovalorizzatore numero 56 proposta da Giannarelli, la mozione Z-Plax proposta da Marras e la risoluzione, quella collegata all'aeroporto e quindi quella che segue l'aeroporto, proposta da Giannarelli. In questi termini, con queste modifiche, io chiedo chi è favorevole all'ordine del giorno nuovo che viene a maturare. Chiedono se di votarle separatamente, mi pare di capire. Me lo forgano. Sì. Poni che le vostre separate le votazioni, iscrizioni separate. No, chiedilo, Leonardo. Prego, Marras. Confesso tutta la mia colpa, ma vorrei le votazioni separate per capire bene che cosa si vota. Bene, allora innanzitutto la mozione presentata da Tommaso Fattori sulla questione che riguarda le sponde dell'Arno a Firenze, Riva Sinistra, Rarinante, Scanottieri comunali. Chi è favorevole all'inserimento? Bene, la mozione è inserita. La mozione numero 56 proposta da Giannarelli sul termovalorizzatore. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi questa non è inserita. La mozione Z-Plax proposta da Marras. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La mozione è inserita e la risoluzione è collegata all'aeroporto, quindi che viene discussa, di Giannarelli. Chi è favorevole? Dichiarazione di voto su questa. Però aspetti un attimo, mi viene detto dagli uffici che era già protocollata, io la mettevo in discussione perché, ma la mettevo in votazione perché era naturalmente un elemento nuovo sollevato oggi da Giannarelli, ma se mi dite che è già protocollata, quindi questo è un automatismo previsto dal regolamento. Ma non che sia protocollata. E quindi va collegata alla discussione sull'aeroporto, quindi questa è nel momento in cui viene richiesto esclusivamente l'adempimento regolamentare, non va posta in votazione, ma è un automatismo. Questo. Prego, la parola a Marras. Prendo a prestito, sono a corto di aggettivi, l'aggettivo usato prima è inaccettabile.
anche se troppo forte, ma io sono molto d'accordo con le valutazioni che ha fatto Borghi in aula, non le abbiamo riprese perché ripetersi è sbagliato, e sono tanto d'accordo da rendere ancora più importante la conferenza di programmazione dei lavori. Mi piacerebbe conoscere da qui in avanti l'esito di quella discussione, perché in quell'occasione noi avevamo stabilito che proprio in virtù della, della scarnezza della risposta, della comunicazione, perché un po' mi sembrava che venisse usato questo termine l'altra volta, veniva in qualche modo proposto e accettato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle di ritirare la comunicazione. A questo proposito veniva proposto di scollegare l'interrogazione presentata da Fattore e Sarti, che verteva su altro rispetto a quell'argomento, e così abbiamo deciso. Questo naturalmente ha fatto sì che il Presidente Rossi, che invece avrebbe sicuramente tenuto questa comunicazione, abbia potuto partecipare alla conferenza Stato-Regioni oggi, alla conferenza delle regioni non so cosa c'è, senza questo problema. Ora, è evidente a tutti che la conferenza di programmazione dei lavori ha senso se quello che viene stabilito lì viene rispettato. Mi pare che questo sia un argomento importante e che se in quella occasione si propone il ritiro della comunicazione, mi sembra alquanto inaccettabile che oggi addirittura non solo si chieda o ci si lamenti per l'assenza del Presidente, ma addirittura si aumenti il carico rispetto a quel punto presentando una mozione. Io ritengo che questo comportamento non sia appunto accettabile. Giannarelli? No, sono, allora uso un altro aggettivo, un altro termine, pertanto, perché sono allibito dall'intervento di Marras. Allora, se fosse vero quello che dice il consigliere Marras, non sarebbe stato scritto all'ordine del giorno le due comunicazioni che da tempo abbiamo concordato che sarebbero dovute svolgersi oggi. Una era stata chiesta il rinvio, non il ritiro. Rinvio è diverso da ritiro. Il rinvio all'ordine del giorno di oggi. È inaccettabile che non ci sia oggi il Presidente della Giunta della Regione Toscana. Questo è inaccettabile. Che non ci sia mai qua col confronto col Consiglio per sminuire per l'ennesima volta il nostro lavoro. Questo è inaccettabile. È inaccettabile anche la lettura che si dà delle cose. Allora noi come Movimento 5 Stelle abbiamo proposto atti al di fuori di quanto concordato dalla conferenza dei capigruppo, perché c'è urgenza di parlare di quelle cose. C'è urgenza di parlare della conferenza di servizi di Scarlino, territorio del consigliere Marras. C'è urgenza di parlare dell'aeroporto, c'è urgenza di parlare della Darsena Europa. E le due risoluzioni erano collegate alla comunicazione del Presidente. Di cosa stiamo parlando? Lo prevede il regolamento, che noi possiamo fare questi interventi collegati alla comunicazione del Presidente Rossi. Allora, non ci stiamo a questa neolingua del PD che non appartiene a quest'Aula. Andrea Quartini. Grazie Presidente. Io devo dire che sono molto preoccupato del fatto che si sta continuamente squalificando la democrazia all'interno di questo Consiglio regionale. È un Consiglio che sta lavorando a regime ridotto. Si doveva fare un Consiglio regionale il 4 d'agosto e è stato spostato. Si doveva fare un Consiglio regionale di martedì e è stato spostato al mercoledì. È stato tutto organizzato perché non si discutesse delle mozioni sul rifiuti zero e sulla scuola allo scorso Consiglio, e si continua a tappare la voce e le ali della democrazia se, come dal regolamento, si presentano delle mozioni. Ed è molto evidente questo, perché una mozione era su Scarlino, su un inceneritore, su un problema enorme da questo punto di vista, in termini di avvelenamento delle popolazioni, e il PD, voi altri, vi rifiutate di parlarne. Credo sia una cosa gravissima.
E vi voglio ricordare che la democrazia non è solo il potere della maggioranza, è anche riconoscere alla minoranza valore, e questa cosa non siete capaci di farla. È l'ora di farla finita, secondo me, con questo atteggiamento arrogante e aggressivo. Ma io lascio al commento, dovevamo discutere sull'ordine dei lavori, si fanno riflessioni ideologiche. Io. Comunque nella democrazia tutti hanno l'opportunità di dire ciò che ritengono opportuno e quindi l'ho fatto. A questo punto l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori è impostato e quindi possiamo procedere. Il primo punto è proprio quello che riguarda la relazione che verrà svolta dall'assessore Ceccarelli. In merito a un punto importante che riguarda la nostra regione, ci accompagnerà in tutta la legislatura, è il progetto Darsen Europa, che lunedì scorso è stato presentato a Bruxelles. I più di 600 milioni di euro che riguardano questo progetto, che è in grado di rilanciare il porto di Livorno come uno dei porti, degli scali portuali più importanti a livello europeo, naturalmente riguarderà molto i finanziamenti dell'Unione Europea, e conseguentemente per questo c'è stata una presentazione che con la giusta solennità e rilevanza è stata fatta nella sede di Bruxelles. Ha partecipato naturalmente il Presidente Rossi, ha partecipato un'autorevolissima delegazione del Consiglio regionale, il consigliere Mazzeo, il consigliere Gazzetti e naturalmente la consigliera Galletti. Il Consiglio regionale, bene che oggi come primo argomento venga informato dello sviluppo, delle caratteristiche di presentazione. Io, per rendere questo palazzo sempre più la casa dei cittadini toscani, vorrei invitare coloro che hanno elaborato e poi presentato il progetto di poterlo fare con una mostra, una semplice ma efficace presentazione degli elaborati progettuali qui nella sala al primo piano Palazzo Panciatichi, in modo che si colga tutti l'importanza della sfida che questo progetto richiede. Ringrazio tutti coloro che sono stati presenti in rappresentanza istituzionale a Bruxelles e con questo spirito passo la parola all'assessore Ceccarelli. Grazie Presidente. Allora, il Mediterraneo dal punto di vista dei traffici marittimi è sempre di più può diventarlo un generatore di crescita economica, di nuove opportunità di scambi commerciali. Tanto è vero che altri paesi come Spagna e Francia fanno della logistica un punto determinante delle proprie politiche di sviluppo. Ecco perché l'Italia, con un export marittimo di circa 230 miliardi l'anno ed 1 miliardo di tonnellate di merci movimentate, se vuole restare in Europa ed essere competitiva nei traffici mondiali, deve assicurare agli operatori efficienza logistica, porti, interporti, collegamenti con strade e ferrovie, ovvero ciò che gli addetti ai lavori chiamano intermodalità, e che chiunque può osservare recandosi nei porti del nord Europa, già predisposti per ricevere le cosiddette mega ships, grandi navi di ultima generazione, superiori a 8.000-10.000 TEU e con proiezioni future a 18.000-21.000. Oppure osservando gli investimenti in corso in paesi come il Marocco, l'Egitto o gli Emirati Arabi, al fine di sfruttare il raddoppio del canale di Suez già inaugurato, e nella misura in cui negli ultimi 14 anni i passaggi da nord a sud sono comunque già aumentati del 339%, quelli nella direzione opposta del 175%. Del resto, in Italia il trasporto marittimo è già secondo solo al trasporto stradale, 30% contro 36%. Le principali aree di destinazione dei traffici sono il continente asiatico per il 39,4%, l'America per il 22%, l'Europa per il 19,9%. Dalle regioni italiane l'export marittimo sul totale dei flussi in uscita vede al primo posto, per ovvi motivi, la Sardegna con il 91,9, la Sicilia al 75,6, seguono la Liguria al 56 e la Campania al 40%. La Toscana non brilla particolarmente, trovandosi all'11° posto con il 25,8, nonostante le grandi potenzialità, e proprio in questa prospettiva deve compiere un salto di qualità capitalizzando al meglio sia i rapporti con i paesi del bacino mediterraneo
sia gli scambi intercontinentali, nella misura in cui le navi che seguono le rotte Asia, Europa e America impiegano 3 giorni di navigazione in più per raggiungere i porti del nord, proponendosi quindi come piattaforma logistica integrata con le reti di trasporto europee, sfruttando anche il fatto che il porto di Livorno fa già parte del core network europeo delle reti TEN-T. Obiettivo raggiunto e per il quale abbiamo lavorato nella passata legislatura assieme all'autorità portuale. Tale piattaforma logistica ha trovato infine pieno riconoscimento all'interno del nuovo piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità varato nel 2014 dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio. Il quadro richiamato chiarisce come mai la Toscana sia una delle poche regioni che ha deciso di investire in infrastrutture portuali di carattere nazionale. Firmando con il Governo un accordo di programma sul Livorno lo scorso 8 maggio, a cui ha seguito il riconoscimento di area di crisi industriale complessa il successivo 7 agosto. Entrambi questi passaggi sono determinanti per lo sviluppo dell'area portuale di Livorno, su cui la Giunta regionale aveva in precedenza già avviato investimenti infrastrutturali, in particolare relativi al collegamento ferroviario della Darsena Toscana per circa 40 milioni, ed al cosiddetto scavalco ferroviario tra porto ed interporto per un costo finale di 14,25 milioni. A queste risorse, in aggiunta alla piattaforma Europa e gli altri ulteriori completamenti di interventi infrastrutturali ed ambientali, si aggiungono anche circa 20 milioni per il piano di riqualificazione e riconversione industriale, 10 nazionali e 10 regionali, i circa 5 milioni per la realizzazione di un polo di innovazione, da ultimo anche la decisione della Giunta di operare riserve sui bandi regionali a favore delle aree di crisi industriale regionali, Piombino, Livorno e Massa Carrara, a partire dai lavori socialmente utili. Ovviamente l'appetibilità toscana non dipenderà solo dal traffico di container, auto e passeggeri di Livorno, ma anche dagli investimenti già effettuati nel porto industriale di Piombino con escavo dei fondali fino a 20 metri, tenendo presente che se dal 2005 al 2013 il traffico dei container solo a Livorno si è ridotto del 15,1% a fronte di un più 26,9% di La Spezia, nel 2014 si è già invece ripreso del 3% con punte di oltre il 30% nella Darsena Toscana, mentre a La Spezia si è fermato ad un più 0,01 per il raggiungimento di inevitabili limiti infrastrutturali. Questi sono dati che ci hanno fornito le autorità portuali. Di conseguenza, limitandosi solo all'area portuale di Livorno, il riposizionamento competitivo del porto non può prescindere dalla realizzazione della nuova piattaforma Europa per un costo complessivo di opere civili per circa 606 milioni di euro, così coperti dal finanziamento di 228,44 milioni a carico dell'autorità portuale, 200 milioni a carico della Regione, 50 milioni a carico dello Stato, 128 e rotti a carico del promotore privato della finanza di progetto. Si tratta di uno dei più grandi investimenti regionali che in fase di costruzione, secondo una valutazione dell'IRPET, genererà un incremento del valore aggiunto regionale di oltre 300 milioni, dei quali circa l'80% sono nella provincia di Livorno. L'incremento in termini occupazionali si stima che potrà arrivare a oltre 5.000 unità di lavoro, di cui la stragrande maggioranza nella sola provincia di Livorno. Nel medio periodo, invece, l'incremento stimato della produzione del porto di Livorno comporterà una media annua di 134 milioni di PIL aggiuntivo per l'intera regione. Tali effetti, legati principalmente a un incremento dell'export, sono in gran parte localizzati nella provincia di Livorno, circa il 95%, e nel settore trasporti marittimi. Tuttavia, la dinamica positiva dell'export si riscontrerà anche nelle restanti province toscane, con un effetto di natura strutturale sul sistema economico regionale, ivi compresa una maggiore appetibilità dell'area livornese per i nuovi insediamenti produttivi, con ulteriori effetti in termini di occupazione e di PIL. A fronte degli impegni finanziari previsti, la Regione garantisce all'autorità portuale di Livorno contributi straordinari per un importo massimo di 12,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035, come concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma
come indicato all'articolo 34 della legge regionale 86 del 2014 e copertura nel bilancio triennale regionale, cui continuerà di copertura dal 2018 in poi con legge di bilancio, così come avviene nella prassi nel caso di investimenti pluriennali superiori al bilancio triennale delle pubbliche amministrazioni, in subordine alla firma di uno specifico accordo di programma tra Regione e autorità portuale. L'impegno regionale rappresenta anche un adeguamento a garanzia dell'investimento rispetto all'avvio del confronto con il Governo per l'accordo di programma del maggio 2015, nella misura in cui inizialmente erano previsti interventi per 170 milioni a carico dell'autorità portuale e di altri 170 per la Toscana, salvo attestarsi poi a 228 per l'autorità portuale e 200 per la Regione. Scendendo invece a livello tecnico, il piano regolatore portuale prevede fondali della piattaforma Europa a meno 16 metri, ma per le banchine e le opere di difesa è previsto il dimensionamento con fondale di calcolo pari a 18 metri. La profondità a meno 16 dei fondali è il risultato di un necessario equilibrio nella gestione dei sedimenti di dragaggio tra quelli scavati e quelli riutilizzati in ambito portuale, voluto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel caso di una batimetria superiore ai 16 metri, dovrà essere trovata una soluzione allo smaltimento dei sedimenti in eccedenza fuori dall'ambito portuale. Esempio, rifacimenti costieri, vista l'entità del fenomeno erosivo lungo le coste toscane, nella misura in cui, alla luce delle conoscenze attuali, trattasi di materiali non inquinati. La previsione dell'ancoraggio delle banchine a quota meno 18 renderà possibile, qualora il promotore privato risulti vincitore della gara o ritenesse necessaria da suo carico, una batimetria superiore a meno 16, previa presentazione di una soluzione per lo smaltimento reimpiego dei sedimenti in sede di studio di impatto ambientale. In questo caso il progetto definitivo della prima fase della piattaforma Europa, che dovrà essere comunque presentato per l'approvazione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, seguirà in parallelo una procedura di adeguamento tecnico-funzionale del PRP vigente senza nessun aumento di tempi, né dal punto di vista tecnico né da quello ambientale, salvo ulteriori verifiche in corso d'opera. Sussistono quindi le difficoltà per una batimetria superiore a 16 metri. Da un punto di vista di opportunità competitiva, vista l'entità degli investimenti pubblici e privati in gioco per la piattaforma Europa, risulta invece doveroso porsi il tema di conseguire migliori standard mondiali della portualità, che oggi si attestano tra 18 e 20 metri, subordinando il contributo regionale al raggiungimento di un simile obiettivo a garanzia delle prospettive di sviluppo per Livorno, come peraltro già conseguita a Piombino con fondali fino a 20 metri, o ancora come si sta realizzando nell'adeguamento di alcuni porti del Nord America fino a 21 metri. Riguardo infine al dibattito pubblico previsto dalla legge regionale 46, risulta alla Giunta che l'autorità portuale di Livorno ha preso contatti fin dalla scorsa primavera con l'autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, proprio al fine di stabilire la sussistenza delle condizioni previste per l'attivazione obbligatoria del dibattito pubblico. Il 16 settembre è così intervenuta la deliberazione numero 18 dell'autorità regionale, precisando che l'ambito tematico generale sul quale verterà la procedura di dibattito pubblico. Questa si concentrerà in particolare sugli studi di fattibilità realizzati sulle fasi 1, 2 e 3 del progetto Dars in Europa e il piano attuativo relativo all'area della stazione marittima. La tempistica da rispettare per poter permettere di integrare i risultati del dibattito pubblico nel progetto definitivo sarà quella dei mesi di febbraio e marzo 2016. Le due autorità, quella portuale di Livorno e quella regionale per la partecipazione, cofinanzieranno il dibattito pubblico e chiederanno al soggetto che sarà selezionato per la realizzazione del progetto di contribuire volontariamente con una somma da stabilire. Il dibattito pubblico interviene quindi nella fase in cui verrà sviluppato il progetto preliminare dell'opera, così tenendo ben presente che il dibattito è previsto dalla legge
per la realizzazione di opere con determinate caratteristiche e criteri e non già per gli strumenti di pianificazione territoriale come lo stesso piano regolatore portuale, che infatti seguono per la partecipazione gli istituti ed i regolamenti attuativi previsti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio. Grazie, Assessore Ciccarelli. Era così come d'accordo in conferenza era stata collegata l'interrogazione numero 47, azioni correlate dalla Regione finalizzate allo sviluppo dell'area portuale di Livorno. Giannarelli Galletti, credo che l'esposizione dell'assessore incorporasse anche la risposta all'interrogazione. Chiede di parlare Giannarelli, prego. Se la relazione dell'assessore incorpora anche la risposta all'interrogazione, non ce ne siamo accorti. Ci dobbiamo dichiarare assolutamente insoddisfatti. È inaccettabile che su domande puntuali ogni volta si risponda con altre cose. C'è un problema. Si sta parlando di un'opera strategica per tutta la regione e non si hanno notizie certe e dettagliate, in particolare sui costi, oltre che sull'aspetto dei fondali, perché lì abbiamo assistito a dichiarazioni direi surrealistiche, perché a Bruxelles il governatore Rossi ha dichiarato addirittura fondali da 22 metri, sulla stampa se non facciamo fondali da 20 metri ritiro il finanziamento della Regione Toscana, come se tra l'altro i soldi fossero suoi, chiusa la parentesi. Ma mi chiedo, ma davvero volete affrontare queste questioni così strategiche con questa superficialità? Per noi è inaccettabile. Va bene sotto elezioni, ce lo aspettiamo, una strumentalizzazione, sparate di numeri, ormai siamo abituati a queste cose, ma non su queste infrastrutture così strategiche. È inaccettabile che si vada, o meglio si racconti, di andare a raccogliere consensi, finanziatori in un contesto europeo senza portarsi dietro il sindaco di Livorno. E dopo il mio collega farà una precisazione su questo. È inaccettabile. È inaccettabile perché vuol dire essere anche, non avere l'idea di come funziona la finanza internazionale. Forse Borghi ci farà luce su questa cosa, ma se io già mi presento in partenza con le istituzioni spaccate, come faccio? Con che credibilità posso pensare di ottenere il massimo risultato? Chi investe in queste infrastrutture, i fondi di investimento, sta ben attento ai contesti territoriali di dove dovranno eventualmente essere fatte queste opere. È inaccettabile la mancanza di strategia della Regione Toscana. L'Algeria, leggo, che ha fatto un piano un piano economico, un piano industriale del proprio paese che prevede una diminuzione delle importazioni del -12% all'anno. Questa è fare strategia. Cioè ogni anno loro importano -12% delle merci. E guarda caso stanno andando a comprare porti in giro e stanno andando a fare porti in giro. Allora, visto che dobbiamo affrontare la questione con uno sguardo strategico che guarda il Mediterraneo, che guarda l'Europa, mi chiedo dov'è questa strategia? Dov'è l'interesse dei toscani dell'Italia con questo tipo di progetto, con questo tipo di modalità di portare avanti il progetto? È inaccettabile. E ripeto, è inaccettabile questa confusione sui costi, su chi ci mette i soldi, su effettivamente quanto costa l'opera, chi sono i players, direbbero, chi sono i soggetti ai quali ci rivolgiamo. Strategicamente abbiamo individuato un project financing, è questa la soluzione migliore strategica? Per noi no. Se fossimo stati noi il governo della regione, mai avremmo scelto di affrontare questo tipo di investimento, questa infrastruttura, con una finanza di progetto, dove andiamo a vincolare banchine per 50 anni. Ma di cosa stiamo parlando? Il mondo sta andando da un'altra parte, direi quasi dalla parte opposta. Allora noi chiediamo chiarezza, non ci fermeremo con questa interrogazione qua. È inaccettabile che su domande puntuali sempre non abbiamo risposte. E non è perché noi, l'ho già detto anche in commissione, non siamo insoddisfatti perché non sentiamo quello che vorremmo sentirci dire. Non è questo il punto. Siamo insoddisfatti perché non abbiamo le risposte. Anche su domande chiuse, sì, no, non si risponde mai. Figuriamoci quando le facciamo aperte.
Consigliere Cantone. Grazie Presidente. Innanzitutto desidero esprimere a nome del gruppo consigliere Movimento 5 Stelle la nostra più ferma protesta, in quanto questo comunicato ci è stato recapitato alle 16:01 e quindi è impensabile che possiamo avere il tempo di poterne appunto anche... Sono io? Vado avanti? Aspetti un attimo, consigliere, c'è un problema sul microfono, un secondo. Proviamo ora? No. Provo a spengere? Non si spenge. Proviamo. Riproviamo. Mi sembra meglio. Quindi avevamo assolutamente pochissimo tempo per poter nemmeno leggere una sola volta questo comunicato. E aggiungo a quello che ha detto il collega Gianarelli, la problematica è anche legata a quelle che sono delle affermazioni che vanno anche contro addirittura al PRP che era già stato approvato sul porto, e quindi dà da pensare che questo tipo di ulteriori affermazioni portino di nuovo alla discussione del PRP, quindi si tratta a questo punto di stabilire e chiarire se va rifatto addirittura questo piano. Ma volevo soffermarmi principalmente sulla problematica legata al mancato invito del rappresentante di tutti i cittadini della città che è maggiormente influenzata, che fa parte di questo progetto, che è la città di Livorno, che non è solo un waterfront, ma fa questa città anche la parte che è relativa a quella delle aziende, della popolazione, di tutte le strutture e infrastrutture che sono dietro appunto al waterfront. Questa è stata una mancanza a dir poco imperdonabile. La mancata presenza del sindaco veniva in un certo modo, come dire, giustificata oppure coperta dalla presenza del sindaco di Colle Salvetti, che si rappresenta l'area relativa al centro intermodale che è dietro a quello che è appunto sempre la parte che riguarda Waterfront, dove incide questo progetto della Dacia in Europa. Ma è anche vero che quel progetto lì, mi riferisco al centro intermodale, è un progetto che tra l'altro non è nemmeno ancora finito. Si parla di un progetto della metà del secolo scorso, e questo già dà un'idea di quelle che sono le intenzioni che vogliamo intraprendere, che la Regione vuole intraprendere nel costruire una Darsena in Europa che debba dare uno sviluppo a un'area che è una delle 9 in tutta Italia aree di crisi complessa, 3 solo in Toscana, e questo non ve lo dovete portare come un merito, questo è un vostro demerito, un demerito di chi ha governato la Toscana e non è stata capace di porre rimedio a quello che la crisi avrebbe portato appunto a un risultato così eclatante. Ben 3 delle 9 crisi, delle 9 aree di crisi complessa si trovano in Toscana, e non è un merito, non ve lo dovete fare un merito, tanto ora arrivano i soldi, avete causato il problema. E questa è la vostra colpa. E direi piuttosto che dovremmo concentrarci su quelle che sono le problematiche appunto di una città e dargli delle risposte immediate, non a 5, 7, 10 anni se tutto va bene, ma abbiamo avuto delle esperienze precedenti che ci fanno pensare tutto il contrario, e che siano immediatamente appunto di risposta a quelle che sono le necessità di una città che è senza lavoro, che ha un alto numero di disoccupati, che ha delle problematiche che stanno affrontando, la Giunta sta affrontando, senza l'aiuto e il sostegno della Regione. Dove sono 24 milioni di euro che la Regione tiene fermi e non manda al Comune di Livorno? Stiamo chiedendo anche questo da questi banchi. Vogliamo sapere questi soldi dove sono e perché non vengono rilasciati, perché non vengono mandati al Comune, a questa amministrazione a 5 Stelle eletta dalla maggioranza dei cittadini livornesi. Ripeto, dobbiamo intervenire subito perché la problematica è molto, molto seria. Mancando questi soldi verranno anche a mancare quelli che sono i fondi per pagare gli stipendi dei dipendenti comunali.
e alla fine dell'anno stanno finendo anche quelli che sono gli aiuti, i contributi che ci vengono dagli ammortizzatori sociali. Da dicembre saranno ancora più gravi queste problematiche, verranno a mancare anche questi soldi. Vogliamo trovare qui in via Cavour, davanti al nostro portone, tutte queste persone, dipendenti comunali e disoccupati che hanno perso, che non hanno più nessun tipo di sostegno? Li vogliamo trovare qui davanti a protestare? Perché qui verranno mandati di sicuro. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Cantone. Intanto chiedo ai commessi se possono verificare in questa pausa un attimo il microfono del consigliere, perché se poi reinterviene non so neppure se ha registrato. Prego Presidente Borghi. Non raccolgo più di tanto l'invito di fare la lezione sugli investimenti internazionali, ma rilevo che, pur senza andare nei dettagli, se si parla di investimenti di questa portata, perché non è che stiamo parlando del sottopasso per i cinghiali, stiamo parlando di centinaia di milioni di euro e di un'area di crisi complessa con tutto quello che comporta. Quindi stiamo parlando di un'infrastruttura che è assolutamente cruciale, o quantomeno che si prende come priorità rispetto a tanti altri, quasi tutti penso, gli altri interventi o microinterventi che potrà fare la regione Toscana, rispetto sia al punto di vista del volume sia rispetto al posizionamento strategico. Effettivamente il fatto che vi sia un non accordo, o quantomeno un ignoramento, non so come, un disinteresse, mettiamola così, per il coinvolgimento del sindaco della città in cui si devono effettuare questi lavori, non depone bene, ecco, diciamo così, rispetto allo spirito con cui dovrebbe essere realizzata poi dopo un'infrastruttura di questo tipo. Dovrebbero esserci, e qui purtroppo però non sono nella testa di Nogarin, perché per carità è vero che bisogna portare davanti agli investitori tutti i player, ci sono anche certi player che, se portati agli investitori, poi li fanno spaventare, ma ripeto, io non lo conosco, per me è un'ottima persona o cose di questo tipo, però già in sede di firma dell'accordo c'erano state delle questioni complicate, vale a dire si firma, poi dopo si disconosce, poi dopo non si fa. Ecco, noi siamo del tutto fuori da questa questione perché non abbiamo la fortuna di avere il sindaco. Se fosse stato nostro sindaco avrei avuto molto piacere che fosse coinvolto a tutti i livelli, ecco, perché la città è, virgolette, sua. Lui, in quanto rappresentante democratico dei cittadini, dovrebbe essere coinvolto appieno. Dall'altra parte, suppongo che un sindaco dovrebbe essere attivo a tutti i livelli fino a far sì che non ci siano dubbi o situazioni di conflitto. Vale a dire, dovrebbe essere che se per caso ci sono dei contrasti insanabili si ferma lì la procedura, perché sono appunto delle infrastrutture che devono essere condivise. Devono essere condivise dal sindaco, devono essere condivise dalla regione, devono essere condivise dallo Stato, perché solo se c'è accordo a tutti i livelli si riesce a realizzare qualcosa di fatto bene. Se uno dei tre, non so quale sia, cioè potrebbe essere la regione che sbaglia, potrebbe essere lo Stato che si disinteressa, potrebbe essere il sindaco che non è d'accordo, ma se uno dei tre si mette di traverso, il risultato di solito è sempre pessimo. Abbiamo esempi numerosi che coinvolgono amministrazioni della Lega dove a un certo punto uno dei player cambia casacca. Esempio tristemente famoso, le autostrade intorno a Milano, quando ai noi Penati prese la presidenza della regione, della provincia, scusate, e istantaneamente un progetto di un'autostrada che sembrava ottimo diventò un disastro, perché a quel punto cominciò
l'ostruzionismo totale, dice non si fa più la breve mi, si fa la breve me, che era la sigla delle autostrade, cominciarono a cambiare luoghi perché uno cominciava a remare contro, il risultato si buttano soldi proprio al vento senza ottenere poi dopo, senza ottenere poi risultati. Per cui io posso solo da diciamo spettatore esterno sollecitare il massimo accordo a tutti i livelli e la massima condivisione a tutti i livelli per queste opere che sono fondamentali, perché sennò altrimenti non si va a casa più. Da economista incidentalmente vedo che viene evidenziato in modo assolutamente ampio l'aspetto dei vantaggi per l'export rispetto a questa infrastruttura, mentre invece temo che ci saranno forti vantaggi per l'import, perché io penso che questa sarà un'altra, se non si muove appunto bene, però questo purtroppo bisognerebbe essere al governo, un'altra delle porte di invasione dei prodotti esteri nel nostro mercato, invece di essere una porta di uscita dei nostri prodotti. Quindi questo è un mio timore personale. Non sono un esperto di porti, quindi non saprei dire la profondità di 21 metri piuttosto che 16 o altre cose. Rilevo invece però molto semplicemente che un investimento di questo livello richiede accordo totale, piuttosto si aspetta fino a che non ci sono non c'è totale condivisione su tutti i punti, meglio discutere un po' prima che mettersi a fare la guerra, perché se 5 Stelle dal loro punto di vista correttamente pensano di essere stati scavalcati e Nogarin comincia a remare contro in maniera verticale rispetto alla realizzazione di questa infrastruttura, si parte malissimo, e partire malissimo con 200-300 milioni di investimento direi che non ce lo possiamo permettere. Grazie consigliere Borghi, consigliere Fattori. Grazie. Dunque, sono d'accordo con quanto diceva adesso Borghi rispetto al massimo accordo a tutti i livelli, quindi il coinvolgimento della città e anche nella figura del primo cittadino, il massimo rappresentante in questo caso, e naturalmente della cittadinanza, e qui tornerò all'ultimo punto, cioè appunto la partecipazione, il processo di partecipazione previsto per darsene Europa. Ora, qui il punto è: noi abbiamo un piano regolatore portuale che ha un costo complessivo di circa 1 miliardo e 400 milioni. Un fondale, lo ripete anche la relazione, diciamo che va dai 16 ai 18 metri. L'impegno della Regione a 200 milioni circa rispetto al costo complessivo, diciamo, di 1 miliardo e 4. E viene riportato proprio al fondo della relazione l'impegno, che qui si dice, è doveroso porsi il tema di conseguire migliori standard mondiali, appunto, che si attestano attorno a 18-20 metri, subordinando il contributo regionale al raggiungimento di questo obiettivo. Ora, è chiaro che questo, in teoria, dovrebbe prevedere una variante, diciamo, al piano regolatore del porto, ma c'è una questione di fondo, e cioè che questi metri in più significano molti soldi in più. Tutti i casi che noi abbiamo, anche quello recente di Piombino, ci mostrano che un aumento di questo tipo, diciamo, della metratura comporta anche un considerevole aumento dei costi, che io non vedo preso in considerazione, diciamo, nella relazione che ci è stata adesso presentata. E qui vengo al punto, cioè io credo che ci sia, rispetto al progetto, non è qui il momento di discutere di un progetto così complesso come darsene Europa, anche per la sua, devo dire, indefinitezza, perché ancora oggi non abbiamo un contenuto progettuale che ci consente di esprimerci con un giudizio fondato. Ma il punto è, in generale, comunque, un sottodimensionamento degli investimenti disponibili. Cioè, noi abbiamo davanti, per ora, stanziati soltanto 50 milioni dal governo centrale, diciamo, su un progetto di 1 miliardo e 400 milioni, e abbiamo un impegno della Regione Toscana che, permettetemi, insomma, nel momento in cui si va a parlare del 2035, comunque di soldi che verranno dati, sono di 12 milioni l'anno di qui al 2035, stiamo parlando di qualcosa che ha, insomma, dire i piedi di argilla direi poco, cioè stiamo facendo promesse su un'epoca in cui non sappiamo così se saremo ancora tutti qui e che cosa accadrà. E con uno stanziamento francamente ridicolo
per un progetto di queste dimensioni. Io, questi sono elementi, diciamo, a mio parere, estremamente allarmanti. E chiudo dicendo che, appunto, non solo rispetto a questo, ma al progetto in generale, deve essere, appunto, immediatamente attivato il processo partecipativo, e questa mi sembra la parte, diciamo, positiva della comunicazione che ci è stata fatta. Quindi l'impegno ad attivarlo, come prevede la legge toscana, e dove poter discutere con il coinvolgimento della cittadinanza, diciamo, ripeto, dei contenuti, perché, e qui chiudo, l'accordo di programma, così, dal sapore abbastanza elettorale, firmato da Renzi e da Rossi in piena campagna elettorale per le regionali, a me pare in gran parte a maggio, no? Eravamo, prego, e da Nogarin. Piuttosto, ripeto, vuoto di progetti. E quindi questi sono i due elementi più deboli su cui intervenire. Grazie, consigliere Fattori. Consigliere Bambagione. Grazie Presidente. A me fa piacere vedere come il gruppo 5 Stelle e anche altri consiglieri di prima nomina hanno molta aspettativa sulle potenzialità di governo e di investimento della Regione Toscana, perché questo è certamente un dato positivo, essere ben disposti e pensare sulle grandi potenzialità della nostra Regione. Io mi permetto di sottolineare, dopo aver ascoltato e letto con attenzione la comunicazione dell'assessore, che le cose non avvengono a caso, e quindi la Regione Toscana ha fatto una scelta di governo che rivendichiamo, una scelta molto impegnativa che ha lo scopo di ridare vita ad una potenzialità che da troppi anni era diventata inespressa, che è quella dei porti che hanno vocazione nazionale. Se si pensa alle grandi opere pubbliche fatte in Toscana, forse l'unica che viene a mente recente è la diga di Bilancino. Ecco, io mi permetto di dire che dopo la diga di Bilancino questo è il secondo grande investimento importante che può dare veramente un contributo fondamentale per uno sviluppo. La relazione parla di 600 milioni, che sono evidentemente un cofinanziamento, perché opere di questo tipo hanno valenza riconosciuta a livello internazionale. Parla di 5.000 assunzioni. Cioè, io una serie di interventi che ho sentito stasera sulla relazione dell'assessore l'avrei concepita e condivisa anche se fosse stata fatta nel secondo e terzo anno della precedente legislatura, in cui veramente c'era un'assenza di scelte di governo importanti. Ma dopo che la Regione Toscana, lo dico perché ho fatto parte della Commissione Infrastruttura della precedente legislatura, ha veramente destinato tanto impegno, tante risorse per poter sbloccare la situazione di Piombino e di Livorno, e immediatamente così facendo ha anche saputo attirare degli investimenti internazionali su Piombino, onestamente mi sembra come minimo ingeneroso. Che poi da qui a portare in fondo l'investimento ci possono essere dei dubbi, delle perplessità, che poi ci possa essere stato delle difficoltà di rapporto con i rappresentanti della città di Livorno che vanno recuperate, sono tutte cose giuste e è bene sottolinearle, però onestamente mi sembra, di fronte a questa scelta di governo così importante che ha caratterizzato la precedente legislatura e che potrà essere importantissima per il futuro della Toscana, sentire dire tutte queste cose mi sembra eccessivo. Del resto, voi sapete quanto me che oggi fare un'opera pubblica di queste importanti dimensioni è cosa complessa e complicata, in cui se c'è un difetto, a mio avviso, è che ci sono anche troppi passaggi di natura democratica, no? Quindi non credo che manchi un'occasione di confronto per avere i dati. Pensate all'alta velocità, ad esempio, 20 anni se ne parla e ancora non siamo riusciti a fare il buco. Cioè, se c'è un problema c'è un eccesso di possibilità di avere informazioni su tutto quello che succede, quindi anche questo processo partecipativo che sta per iniziare sarà l'occasione per evidentemente avere tutti i dati particolari, però onestamente mi sembra che questo tipo di intervento facendo riferimento a un'opera su cui la Regione Toscana sta puntando molto, mi sembra sbagliato, e ho l'impressione che nasca più, come dire, da una rivalsa della città di Livorno nei confronti di un presunto sgarbo che il sindaco ha subito, che da un vero interesse della Regione Toscana.
Grazie consigliere Bambagioni, consigliere Gazzetti. Grazie Presidente. Sono particolarmente contento di questa occasione perché l'Aula del Consiglio regionale, grazie all'interesse della Giunta, ringrazio l'assessore Ceccarelli e il Presidente Rossi, dimostra di avere molto a cuore le sorti del porto di Livorno e soprattutto della città e dell'area della costa. Questa operazione che è stata presentata, della quale stiamo parlando, personalmente la ritengo fondamentale, irrinunciabile, essenziale. Non è un tema che ci può permettere, insomma, di giocare. Qua è in ballo l'esistenza di un porto come quello di Livorno, del suo futuro e della sua possibilità di essere competitivo a lungo e nei prossimi anni. Lo voglio dire con anche parole molto chiare: a mio avviso, senza questo tipo di intervento, il porto di Livorno rischia di morire. E noi abbiamo in questo momento la possibilità di dire che il porto di Livorno ha intrapreso una strada positiva, differente, e non sono previsioni o non sono elaborazioni che attengono a qualche speranza, ma sono i dati che ce lo consegnano, sono i dati dell'Ufficio Studi e Analisi Statistiche dell'Autorità Portuale. Nel primo semestre del 2015 i dati fanno registrare una crescita dei container del più 39,5%, auto nuove più 25,7%, forestali più 21%. Sono dati che testimoniano che il porto di Livorno ha bisogno in questo momento di crescere, di ampliarsi e soprattutto di guardare al futuro con grande, grande determinazione. Io rispetto profondamente il Presidente Giannarelli e quindi quello che sto per dire è una sottolineatura che aiuta soprattutto a evitare che nelle trascrizioni e soprattutto anche nel verbale di questa seduta resti un'imprecisione. Da nessuna parte è scritto e nessuno ha mai detto meno 22 metri. In occasione della iniziativa a Bruxelles si è parlato da parte del Presidente Rossi di meno 20 metri. Nessuno ha utilizzato il numero dei meno 22. Come il Presidente Giannarelli, che ripeto, rispetto profondamente, richiamava tutti a un'appropriatezza e una precisione dei numeri, mi permetto di fare questa semplice osservazione. Evidentemente la missione a Bruxelles è servita, dal nostro punto di vista, anche a restituire nell'Aula del Consiglio regionale informazioni le più precise, le più corrette, le più puntuali possibili. E non è il meno 22. In questi giorni, nell'ultimo fine settimana, io sono andato in un luogo che a mio modesto avviso rappresenta la dimostrazione incarnata di come si possano sbagliare anche le previsioni, di come si possa anche pensare che le cose vadano in una maniera e poi vanno in tutt'altro verso. Mi riferisco all'Expo. L'Expo, secondo una relazione presentata dal Ministro Martina, al 13 settembre ha fatto registrare 14 milioni di ingressi. C'era qualcuno che diceva: chi andrà mai a Rho? Beh, qualcuno a Rho c'è andato. Perché cito l'elemento dell'Expo? Perché andando a visitare i padiglioni, da quelli più grandi ai cluster dove sono raggruppati anche i padiglioni più piccoli e anche le nazioni magari in corso di sviluppo, in via di sviluppo, scopriamo che oltre ai temi fondamentali del cibo, della tutela dell'ambiente, della conservazione anche del bene acqua, c'è un elemento che appartiene trasversalmente a tutti i paesi del mondo, cioè la dotazione infrastrutturale. E guardate, sarà per una deformazione di provenienza, ma è l'elemento del porto. Rimarrete, converrete con me se ci siete già stati oppure se avrete la bontà di andarci, che le dotazioni infrastrutturali portuali sono un elemento che viene posto come livello d'eccellenza a livello internazionale e mondiale. Quindi io mi chiedo, perché noi in Toscana dobbiamo uscire da questa dinamica?
Perché non dobbiamo essere dotati della infrastrutturazione possibile, migliore e soprattutto la più potente e soprattutto la più attrattiva che c'è in questo momento, nella prospettiva di un dibattito anche di realizzazione pubblica. Credo semplicemente che per una regione, per un'area, e voglio ringraziare moltissimo sia il Presidente Gianni, ma anche il Presidente della Commissione Speciale della Costa Mazzeo, per l'attenzione che noi stiamo dedicando al tema dello sviluppo della costa, che passa anche da questa sfida. Non è una sfida che parla solo alla città di Livorno, è una sfida che parla a un territorio, è una sfida che parla all'intera regione toscana. Quindi io vorrei veramente che anche da questa discussione emergano elementi e soprattutto possibilità di un lavoro che guarda al futuro, che possa permettere alle nostre comunità, e bene ha fatto anche il consigliere Cantone a ricordarlo, la necessità di creare lavoro, 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 ma bisogna puntare su queste infrastrutturazioni per creare le condizioni per arrivare a questo tipo di obiettivo. Vi ringrazio. Grazie consigliere Gazzetti. Consigliera Galletti. Grazie Vicepresidente, colleghi. Allora, ho letto ora brevemente quella che è stata la comunicazione della Giunta al riguardo. Con i colleghi Mazzeo e Gazzetti ero presente a Bruxelles e posso confermare che il Presidente Rossi sì, ha dichiarato che avrebbe messo in preventivo anche l'eventualità dei 20 metri di profondità in previsioni di navi ulteriormente aumentate ulteriormente per quanto riguarda il pescaggio, quindi guardando a un futuro molto lontano, così lontano che forse dal punto di vista macroeconomico non è neanche così facilmente prevedibile. Quindi io rimarrei con i piedi un po' più a terra e per adesso direi che continuerei ad andare avanti con i 18 metri, che è già un traguardo ragguardevole e andrà sicuramente incontro a quelle che sono le esigenze attuali del porto di Livorno, anche perché si richiede di nuovo uno studio, è necessario fare tutto un altro tipo di lavoro per poter fare i fondali, a prevedere il fondale a 20 metri, non è semplicemente cambiare due cifre su uno studio, è una cosa un po' più complessa e sono necessarie ulteriori autorizzazioni, progetti, quindi quella che è una butad così durante una conferenza stampa ha delle influenze un po' maggiori ecco a livello di progettualità, quindi magari prima di fare affermazioni su cifre che siano 18-20 metri ci penserei un minuto di più, tanto più se fossi nei panni del governatore della Toscana. Successivamente, ma ho letto velocemente qui la risposta, ma qui stiamo riprendendo anche Borghi, si tratta di molti milioni di euro che vanno investiti. Intanto, come dicevo e avevo sottolineato anche a Bruxelles, lo scenario macroeconomico che si viene a prospettare in funzione di questo sviluppo è secondo me totalmente campato in aria. Cioè si parla di un porto di Livorno che dovrebbe lavorare per un bacino di utenti, di popolazione toscana che è previsto che debba raddoppiare in 20 anni. Non si capisce perché si debba raddoppiare la popolazione toscana in 20 anni. Oppure perché dovrebbe raddoppiare l'export, import-export in 20 anni, forse sarà l'obsolescenza delle merci che aumenterà a dismisura, non so, non è ben chiaro su cosa siano basati questi tipi di stime. Come ad esempio un altro tipo di stima, qui leggo, l'incremento in termini occupazionali si stima che potrà arrivare a oltre 5.000 unità di lavoro. Ma chi lo stima? Non si può avere un attimino di più di concretezza e sapere quali sono questi studi a cui si riferisce? Di cui la stragrande maggioranza nella sola provincia di Livorno. Anche questo dato localistico sarebbe interessante ecco, approfondire, sapere da dove viene. Poi leggo qui, contributi straordinari per un importo massimo di 12,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035. Sono 250 milioni di euro e non 200.000 previsti dalla regione, come invece è detto successivamente e prima. Cioè, ci sono dei dati un po' contrastanti. E lo stesso lo annotate nelle 196 pagine di lavoro dell'OSC. Ci sono delle contraddizioni, ci sono dei dati che non tornano, ci sono tabelle replicate. Ed è un lavoro fatto ex post per giustificare un progetto che era stato fatto antecedentemente. Quindi ripeto la domanda, tutto questo grandissimo lavoro
che pure premesso, come ribadivo anche a Mazzeo e Gazzetti, ai colleghi a Bruxelles, presenta sicuramente degli aspetti positivi, che è l'ammodernamento di tutto il sistema ferroviario, che è il rinnovo di tutto il sistema informatico, della logistica, e sono dati essenziali che, come Gazzetti replicava, sono fondamentali per lo sviluppo del porto di Livorno, per la sopravvivenza del porto di Livorno. Ma tutto il resto, su quali evidenze, su quali dati si basa? Se io, in questi dati, in questa risposta e nelle 196 pagine di una delle prime società mondiali che tratta dell'argomento, trovo delle discrepanze, trovo dei dati che non corrispondono e ve li posso far vedere uno per uno. Quindi non l'ho fatti ovviamente io da sola, che non sono una tecnica, ma con ingegneri, con dei consulenti. Ecco, mi domando tutto questo grande progetto e ringrazio per l'appunto finale dove è previsto il dibattito pubblico, che a questo punto direi che è fondamentale, perché evidentemente gli stakeholders devono confrontarsi e tirare fuori dati un po' più certi per un'opera di questo tipo. Grazie colleghi. Consigliera Galletti, anche per aver messo un punto a capo sul fatto che meno 22 erano meno 20, quindi comunque su questo non si ridiscute più durante questo nostro dibattito. Presidente Anselmi. Grazie Presidente, grazie all'assessore Ceccarelli per la comunicazione. Io vorrei rinforzare i concetti che hanno illustrato l'intervento del consigliere Gazzetti e anche quelli che Paolo Bambagioni rammentava qui, che hanno interessato la precedente legislatura regionale. Noi stiamo parlando di un intervento per il quale scomodare l'aggettivo strategico non è eccessivo e non richiama l'enfasi. Noi stiamo parlando della porta a mare di quella che è l'area metropolitana centrale della Toscana, che collega il cuore di questa regione con l'altra area metropolitana, quella costiera, che ruota intorno alle dinamiche pisane, livornesi e le propaggini costiere che afferiscono a quel territorio. Noi stiamo parlando di un'opera che è un elemento centrale della modernizzazione infrastrutturale di tutto il sistema costiero, non solo toscano. Noi stiamo parlando di un intervento che riguarda una delle capitali marittime di questo paese, riconosciute nei documenti dell'Unione Europea, documenti per i quali c'è stato un lavoro della Regione, come Ceccarelli ricordava qui, l'inserimento nella rete core dei TEN-T. C'è un piano regolatore che è stato approvato, che deve essere sviluppato, progettato, realizzato con un concorso pubblico-privato, al quale io credo nobilmente si è pensato, sia per l'entità delle risorse necessarie, sia per la mobilitazione degli interessi e i traffici che intorno a quel porto e al sistema portuale toscano si muoveranno, e le prime dichiarazioni che abbiamo registrato dopo il passaggio a Bruxelles confortano da questo punto di vista. Io vorrei citare l'esperienza di Piombino, che non è solo un'esperienza siderurgica. L'inclusione di Piombino nelle aree di crisi complessa, vorrei ricordare qui che il decreto sviluppo, che è il decreto 83 del 2012, porta all'articolo 27, non perché quell'articolo esprimesse un giudizio sull'operato delle amministrazioni toscane, tanto è vero che si trattava di una legge nazionale, e le aree di crisi complessa sono le aree a riconversione industriale che sono diffuse in tutto il paese, cioè sono l'eredità delle politiche industriali di questo paese nel secondo dopoguerra, e sono poli industriali che annoverano siti di bonifica, siti portuali, non di rado siti produttivi di grande dimensione. Esattamente in quei luoghi si pone il problema del riorientamento e della riconversione. È evidente che di fronte ad una curva stretta della storia che ha riguardato settori produttivi di base, il governo si è posto il tema di mettere in campo strumenti specifici per un approccio amministrativo conseguenziale all'affrontare di queste crisi, con gli strumenti che poi hanno condotto agli accordi di programma, al vettoriamento di finanziamenti pubblici, e cito il caso Piombino, non solo alla mobilitazione di investimenti nuovi in siderurgia, ma gli interessi che sono seguiti all'escavo a meno 20 riguardano altri settori
che con il settore metallurgico non hanno una relazione diretta. È evidente che ci si augura che questo accada anche per il territorio di Livorno. Quello che personalmente auspico, naturalmente questo porta con sé completamento infrastrutturale tirrenico, l'accesso al porto di Piombino, il completamento della Due Mari, anche per intercettare il corridoio balcanico catalano, che è uno dei corridoi europei su cui la Commissione punta molto. Il complesso dispiegarsi di questi investimenti, che naturalmente dureranno anni, porrà le condizioni fondamentali competitivi di questa regione e il suo contributo all'economia nazionale in una nuova stagione, ci auguriamo, di investimento, di creazione di occupazione, di distribuzione di innovazione. In questo aggiungo anche l'integrazione fra le autorità portuali, su cui il Ministero delle Infrastrutture, con il concorso della Regione, per la sua parte sta lavorando, perché non si dà semplicemente una questione infrastrutturale, ma ci deve essere una declinazione strategica nel governo delle dinamiche portuali. E per questo serve una visuale alta, altamente competente, che non declini le attività portuali come perimetrate in un solo luogo, ma in relazione alle complementarietà, alle sussidiarietà e alla messa in rete delle potenzialità anche storiche e alle identità che i porti in modo consolidato esprimono. Per cui io, concludendo, spero che si discuta anche nel dibattito pubblico di questo, che non ci si divida sulle scelte strategiche e non si usino strumentalmente argomenti di dettaglio per rallentare, ostacolare quella che è una grande ambizione di questa regione, che legittimamente guarda in faccia alle prospettive di uno dei suoi luoghi simbolo, la città di Livorno. Grazie Presidente Anselmi. Presidente Mugnai. Allora, una cosa l'abbiamo capita, che evidentemente la vittoria di Nogarin, quindi del Movimento 5 Stelle a Livorno, quindi ha fatto male, insomma, è del tutto comprensibile, perché sia in campagna elettorale, sia dai primi passi di questa legislatura, ci nota un'attenzione nuova da parte della maggioranza, del PD in particolare, per quel pezzo di Toscana. Abbiamo addirittura creato una commissione ad hoc, che è un sistema un po' antico, laddove c'è dei problemi risolvibili si fa una commissione e per un po' si campa. Naturalmente anche la stima che ho del Presidente Mazzeo mi lascia sperare che con quella commissione si voglia fare anche cose concrete. In campagna elettorale abbiamo assistito a non so quanti annunci, credo sia la quarta volta si annuncia il completamento della dorsale tirrenica, però è bene che perlomeno insomma ci si ricordi che è da fare, quindi benvengono pure gli annunci. Io ho due bambini piccolini, no? E qualcuno lo sa, insomma, mi piace raccontargli un po' di fiabe. Ecco, questa è talmente famosa, non è necessario sottolinearla, come dire, raccontarvela, ma quella di Pierino al lupo la conosciamo tutti, no? Cioè, a forza di dire arriva il lupo, quando arriva il lupo poi nessuno più ci crede, perché, guardate, io colgo questo spirito fortemente riformista di questo nuovo gruppo consiliare del Partito Democratico, e anche con piacere vedo anche l'entusiasmo rispetto al fare, al dire, all'affermare una serie di concetti. Però voi non siete un fungo che nasce dalla sera alla mattina nei nostri bei boschi del Casentino della Toscana Generale. Siete una pianta, una volta arrivata una querce, con delle radici ben profonde. Allora, forse converrebbe anche nel sottolineare così forte l'entusiasmo delle politiche del fare, magari anche dire che forse in passato qualcosa ci siamo lasciati per la strada. Perché se in Toscana stiamo scontando un gap infrastrutturale così marcato, mi sembra tutti lo stiamo dicendo, è necessario fare, evidentemente perché qualcuno delle infrastrutture che andavano fatte aveva deciso in quegli anni di non farle. Zone 5 Stelle non esistevano, noi mai governato in Toscana, la Lega, idem, c'è qualcun altro. Allora, magari per essere credibili rispetto alla promessa che finalmente faremo, partire dicendo sì, forse c'è da fare una revisione critica, rispetto ad alcune impostazioni ideologiche che andavano nella direzione di dire che ogni infrastruttura è sbagliata, fa male, le infrastrutture sono sbagliate, sono fatte bene a seconda se servono e anche su come vengono fatte. Gazzetti citava l'Expo come successo, lo sai come è stato fatto l'Expo, no?
stato commissariato l'Expo, e poi mi diceva Claudio Borghi si è commissariato anche le singole realizzazioni, quindi un commissariamento al quadrato. Allora vi è la sensazione che certe imprese le si fanno bene soltanto se c'è, alla fine c'è uno decide per tutti, con un budget anche abbastanza, come dire, vagamente limitato, altrimenti non si riesce a farlo. Perché, per esempio, rispetto a tutta una serie di sfide, quante volte abbiamo sentito parlare della Due Mari? Il presidente Assemi ha citato la Due Mari. L'assessore Ceccarelli, che ha fatto più campagne elettorali di me, ma per un dato anagrafico, non so in quante campagne elettorali ha rammentato la prossima realizzazione della Due Mari. E noi, anche noi, dicevamo, se verremo eletti, quindi è una storia che parte da lontano, ma non se ne vede la fine. L'alta velocità, Firenze. Io Renzi ricordo quando arriva in consiglio comunale a Firenze, uno dei suoi primi interventi, uno dei primi consigli comunali, fece un lungo intervento su come avrebbe realizzato l'alta velocità a Firenze, la dorsale tirrenica, la terza corsia autostradale. Allora, c'è un rosario infinito di opere non realizzate. Allora, si sta parlando di un investimento importante sul porto di Livorno. Io sono abituato a dar fiducia a chi, soprattutto, si rapporta con questo entusiasmo. Vediamo. Certo, il passato non depone molto a favore, insomma, di facili entusiasmi. E devo dire, però, francamente, neanche un po' il presente, perché o si fanno gestioni commissariali, non credo sia questo il caso, altrimenti in questo paese le cose si fanno se c'è una profonda condivisione di tutti, troppi forse, livelli istituzionali e soggetti che hanno competenza e autorità nel decidere se andare avanti o meno. Io non ho grande simpatia, devo dire, per le dinamiche e anche la modalità comunicativa del Movimento 5 Stelle, ma è di tutta evidenza che fare un'opera di quel tipo, tenendo fuori dalla stanza, in un passaggio importante, il sindaco di Livorno, dà un po' l'idea che di quelle cose si parla più a beneficio dell'opinione pubblica, far vedere che siamo impegnati e tesi nella realizzazione di questo sogno, rispetto a volerlo veramente fare, perché chiunque di noi si trova ad approcciarsi ad una sfida importante sa benissimo che non è da solo a poter decidere, avere in mano le variabili di un successo o di un insuccesso. Ognuno di noi ha cura di tenersi buoni tutti i soggetti dalla cui volontà dipenderà il successo o l'insuccesso del mio disegno. Allora, fare le conferenze stampa annunciando queste magnificenze rispetto alla prossima realizzazione del porto di Livorno, senza coinvolgere, quindi di fatto facendo uno sgarbo al sindaco di Livorno, sì, probabilmente tutto questo è figlio di un dolore che il PD ha provato per l'esito elettorale, però non depone nella direzione di voler veramente fare le cose. Sembra di assistere all'ennesimo caso di annunci mirabolanti e di cose che poi rimangono nell'aria. E la lista rispetto alle cose regionali toscane è infinita, rispetto soprattutto alle realizzazioni infrastrutturali. Voi siete, molti di voi del gruppo del PD, sono al primo mandato. Presidente Rossi, insomma, non è che è proprio arrivato oggi, insomma, una continuità amministrativa e politica rispetto ai 5 anni precedenti che lui ha svolto come presidente, e ai 10 ancora precedenti che ha svolto come assessore di un assessorato importante, quale quello della sanità, ce l'ha. Allora, noi siamo pronti a cambiare opinione rispetto a ciò che non avete fatto in questi anni, però non bastano le comunicazioni dell'assessore Ceccarelli, non bastano le conferenze stampa di Rossi, ci vogliono azioni concrete. Grazie consigliere Mugnai, vedo iscritto solamente il consigliere Bianchi, al quale do subito la parola. Se ci sono altri iscritti, così si comprende anche. Prego di iscriversi. Consigliere Bianchi, prego. Grazie Presidente, colleghi. Allora, io non entro nel merito e sono assolutamente d'accordo con quello che il mio gruppo ha espresso relativamente alla questione Livorno. Voglio fare semplicemente una constatazione. Grandi ambizioni per Livorno, grandi progetti per Livorno, tanto lavoro per Livorno, tante belle cose per Livorno, ma da a questa parte mi sembra che la giunta Rossi Livorno la mette un pochino alla fame. Cioè, solo quando c'è questo grande progetto, grandi soldi, però cosa offriamo a Livorno? Cosa offre a Livorno? Lasciamo da parte il sindaco, ma la giunta dovrebbe rappresentare tutta la cittadinanza toscana, tutte le città, indipendentemente dal governo. Allora, le erogazioni di Livorno per Livorno sono 45 euro pro capite nel 2014 rispetto a Pisa che sono 90 euro, Lucca 120 euro. Allora, qui non è un aiuto per Livorno, secondo me, per le premesse con cui si presenta questo progetto. Grazie. Grazie consigliere Bianchi. Presidente Mazzà. Grazie Presidente, grazie all'assessore Ceccarelli per la risposta. Io capisco che il tempo è stato poco,
Capisco anche che l'unica cosa di inaccettabile è non rispettare quello che viene detto nelle conferenze di programmazione, perché se poi il consigliere Giannarelli non è in grado di rappresentare al suo gruppo le decisioni che vengono prese, e cioè che questa risposta sarebbe arrivata in forma orale, visto la ristrettezza del tempo, questo è un problema che non mi compete. Quindi ringrazio l'assessore anche per avercela data in forma scritta. E credo che in questo luogo usare la parola inaccettabile, mancanza di democrazia, non fa bene a noi tutti, all'aula in cui noi ci impegniamo. Detto questo, credo che nel programma di mandato che il Presidente Rossi ha portato in approvazione e ci ha illustrato, il passaggio fondamentale, la sfida, capisco che il consigliere Mugnai ce lo risottolinei, è quello di provare a colmare il gap che esiste tra il centro della Toscana e la costa toscana. È vero, noi su questo nel passato potevamo fare di più, avremmo potuto fare meglio. Credo anche che noi rappresentiamo una storia che ha governato questa regione per tanti anni, ma credo anche che ci possano essere modi diversi di affrontare la crisi. Noi proviamo a declinarla al futuro, proviamo a giocare una sfida differente ed è questa la partita che noi metteremo in campo. Non so se saremo in grado fino in fondo di farcela, ma la giocheremo con tutte le nostre forze e credo il lavoro che andremo a fare in quella commissione a partire da venerdì vada in questa direzione. Se questa promessa è vera, e non credo che nessuno, visto che insomma la scelta l'abbiamo fatta tutti insieme, possa dire il contrario, lo sviluppo del porto di Livorno ne costituisce un passaggio fondamentale, centrale, e in quanto tale, lo dico davvero ai consiglieri del Movimento 5 Stelle, non dovrebbe prestarsi a letture ideologiche e strumentali. Da quello che mi risulta, l'accordo di programma è stato firmato da tutti, è stato firmato anche dal sindaco Nogarin, e finiamola con questa storiella, perché è una storiella, quella per cui il sindaco Nogarin non è parte integrante di queste scelte. Ha firmato l'accordo di programma, ha partecipato ed è stato coinvolto in tutti i tavoli e i comitati esecutivi, così come è giusto che sia che il sindaco del comune coinvolto partecipi a tutti questi tavoli. A Bruxelles è stata un'altra cosa, la consigliera Galletti era con noi, era una presentazione pubblica, una presentazione in cui noi come delegazione, come Toscana, abbiamo deciso di mandare una delegazione oltre il Presidente per dare più forza a quell'iniziativa, in cui hanno partecipato altri amministratori, ma non perché sono stati invitati, ma perché era un momento importante per il loro territorio e hanno deciso di partecipare. Noi si andava a parlare in quell'occasione a degli investitori privati, a cui gli si chiedeva di investire in un progetto che per noi è il progetto strategico anche di legislatura. Io credo che questa sfida, insomma, bisogna tutti un pochino uscire da questa logica del calimero e di essere nascosto in un angolino e tutti vogliono male al sindaco Nogarin. Noi vogliamo bene a Livorno, noi vogliamo bene a costruire una Toscana ai viaggi tutti insieme. E vogliamo farlo è perché altrimenti non avremmo, come dire, accettato, e io condivido la scelta del processo partecipativo che è stato messo in atto e attorno a cui non si deve tornare indietro, anzi bisogna fare di più. Però, guardate, l'Italia è in una situazione di grande difficoltà e i numeri che ci sono stati presentati dall'assessore Ceccarelli son chiari. E quella parte di Toscana ha anche la necessità di competere e merita di competere con le grandi infrastrutture della Francia, della Spagna. Se noi vogliamo fare questo dobbiamo lavorare tutti insieme. Dobbiamo farlo senza pregiudizi. Lo dico davvero e bisogna farlo senza pregiudizi. E dico anche allo stesso modo che io sono completamente d'accordo, noi come gruppo PD siamo completamente d'accordo con la proposta fatta dal Presidente Rossi e poi ora riportata nella risposta all'assessore. E lo dico anche qui, senza polemica, rileggetelo bene la risposta dell'assessore, perché le domande che avete fatto hanno ricevuto una risposta e se quella risposta non vi piace non può essere un problema nostro, come dire. Però le risposte ci sono, quindi evitiamo di dire cose non vere, perché altrimenti mistifichiamo quella che è la realtà. Consentitemi ultimi due passaggi e davvero arrivo alla conclusione. L'assessore Ceccarelli ci dice che la Regione intende subordinare il finanziamento al conseguimento, diciamo, dei migliori standard mondiali della portualità che oggi prevedono fondali tra 18 e 20 metri. Lo dico un po' con una battuta. Sono 500 anni che Livorno adegua la sua portualità alle esigenze e alle caratteristiche del traffico marittimo in continua evoluzione.
Vogliamo che ci si fermi proprio oggi? Noi no. Noi non lo vogliamo. Se voi volete che si fermi, è una responsabilità vostra. Noi andremo avanti. Andremo avanti su questo con grande forza. Noi vogliamo che ci sia una verifica costante e continua di pari passo con la progettazione e l'esecuzione dei lavori, sul rispetto delle norme ambientali e la tutela di tutta l'area in cui l'opera andrà ad inserirsi. Consentitemi un'ultima considerazione. Lo sviluppo del porto di Livorno, vorrei che lo ragionassimo a 360 gradi, non è un'opera che impatta solo su Livorno, va inserita e valutata in un'ottica integrata con altre infrastrutture. Penso in primo luogo all'aeroporto di Pisa, all'interporto di Guasticcio, il cui collegamento col porto è garantito dal progetto più complessivo della piattaforma Europa. Una vera interazione tra queste realtà permetterà sempre più alla Toscana di potersi affacciare in maniera forte e competere con le grandi regioni d'Europa. E questa è la sfida che noi stiamo lanciando ed è questa la sfida su cui vorremmo confrontarci con tutti. E davvero concludo. Questo per noi è il compito prioritario, un compito di legislatura importante su cui i cittadini ci valuteranno nei prossimi mesi. E su questo, come Partito Democratico, noi crediamo che si debba andare avanti con grande forza, grande determinazione e lo diciamo alla Giunta senza tentennamenti. Buon lavoro. Grazie Presidente Mazzeo. Consigliere Cantone, a che titolo chiede di intervenire, visto che è già intervenuto, e lo stesso per Giannarelli? Chiedo il rispetto del regolamento. No, una sola volta si interviene, a meno che non ci siano mozioni d'ordine o rispetto. Quindi si conclude il dibattito, se non ci sono altri che vogliono intervenire, la parola all'assessore Ceccarelli. Mi ha fatto una domanda? Le posso... Pensavo... Sì, prego. Aveva. Forse ora... Sì, funziona. Mi sta dicendo che del regolamento non è possibile intervenire più di una volta durante una discussione? Sto parlando con la... All'interno della stessa discussione, se non per dichiarazione di voto, consigliere. Allora. Però è disponibile su supporto cartaceo il regolamento, non è dinamico il regolamento. Quindi farò una dichiarazione di voto? No, sulle comunicazioni non c'è dichiarazione di voto, mi dispiace. Va bene. Grazie. Grazie Presidente, grazie per gli interventi, le considerazioni, i suggerimenti che a partire da questa comunicazione avete voluto fare nei confronti della Giunta, sicuramente cercheremo di tenerne conto. Allora, non per voler essere troppo sopra le procedure, ma vorrei, prima di fare una considerazione di merito, anche in rapporto a quello che avete detto, chiarire una cosa, e lo dico al Presidente Giannarelli, lo dico in maniera amichevole. Cioè, provate il brivido di intervenire nel merito di quello che ascoltate e non di dire, cioè, a priori, qualsiasi cosa vi venga detta, che la cosa è incompleta, che non va bene, che noi siamo una cosa, voi siete un'altra. Perché per quanto riguarda la questione di metodo, il Presidente Mazzeo ha detto bene quelli che erano gli accordi che almeno a me sono stati riferiti per quanto riguarda la comunicazione. Visti i tempi ristretti, si va oltre il regolamento e io sapevo di doverla fare in via orale. Partendo da Novoli, 14:45, ho inviato alla segreteria la comunicazione che vi è stata data. Per quanto riguarda il rintracciare le risposte che voi avete chiesto con la vostra interrogazione, guardi, io ho fatto un'altra copia perché me l'aspettavo questa cosa, dove c'è una leggenda che richiama punto per punto dove sono le risposte precise, perché ci sono tanto di numeri, fra l'altro, per quanto richiesti, alle vostre richieste, per cui per esempio al quart'ultimo rigo della terza pagina voi troverete una puntuale risposta fatta con numeri al quesito numero 4. Per quanto riguarda
Per quanto riguarda invece i vostri quesiti 1, 2 e 3, voi li troverete al secondo rigo del secondo paragrafo della pagina 4. Poi il settimo punto voi lo trovate, glielo dico subito, nell'ultimo rigo della quinta, a partire dall'ultimo rigo della pagina 5, e così potrei continuare. Comunque, se ascoltando l'intervento è stato difficile seguirlo, io me ne scuso, ma vi consegno la leggenda in maniera tale che voi potete andare e troverete puntualmente la risposta ai vostri quesiti, che poi può ovviamente piacere o non piacere, ma la risposta abbiamo quantomeno cercato di darla. Per quanto riguarda invece la questione di merito, cioè io penso che veramente questa sia, come dire, una risposta e un impegno che la Giunta regionale prende all'interno di una strategia che non solo è definita, ma è che è scritta all'interno del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità, dove abbiamo scritto che per quanto riguarda le priorità per lo sviluppo della Toscana, noi individuiamo nello sviluppo della piattaforma logistica uno dei punti principali. E allora gli interventi sul porto di Piombino, e allora gli interventi sul Livorno, e allora quello che stiamo discutendo su Carrara fanno parte di questa strategia, e fanno parte di una strategia che vede la Toscana forse unica delle regioni che investe risorse proprie in maniera così massiccia su opere che non sono di sua competenza perché sono opere statali. Mi dispiace che il Presidente Mugnai si sia assentato, ma amichevolmente dico anche a lui che quantomeno per quanto riguarda il fatto che le infrastrutture in Toscana sono al palo in alcuni casi, quantomeno dobbiamo ripartirci le responsabilità. 20 anni di governo del quale ha fatto parte a pieno titolo anche il partito che lui rappresenta ci hanno insegnato che per quanto riguarda, come dire, gli annunci a quali non sono seguiti i fatti, direi che sono da questo punto di vista dei maestri. Ma per quanto riguarda i porti, l'autostrada, la E78, la E45 e compagnia bella, non è che dovevano chiedere il permesso alla Toscana, potevano tranquillamente essere intervenuti. Quindi se oggi c'è invece da questo punto di vista un protagonismo che all'interno di una strategia vede un impegno serio e concreto e anche pesante da parte della regione e anche una reattività da parte del governo centrale, questo lo si deve ad una stagione la quale stiamo a vedere. Io spero che assolutamente non si concluda come si sono concluse delle stagioni alle quali abbiamo purtroppo assistito. Comunque oggi qui stiamo parlando di cifre precise. La regione mette su questo intervento della Dazio Europa 200 milioni. E li mette secondo quelle che sono le previsioni e le regole del bilancio e le leggi di cui si è dotata la regione. Non è che noi possiamo fare diversamente. Quindi non credo, collega Fattori, che siamo di fronte alle promesse coi piedi d'argilla. Siamo di fronte a delle promesse che sono basate su leggi approvate dal Consiglio regionale e su regole di rispetto del bilancio. Ma non solo, noi parliamo della Darsena in Europa, ma nel porto di Livorno gli interventi della sua riqualificazione, della sua infrastrutturazione sono iniziati da tempo, perché il collegamento diretto tra la rete ferroviaria italiana e la Darsena toscana è un lavoro che entro la fine dell'anno andrà a concludersi. Sono 40 milioni di euro. Su questi 40 milioni di euro, 33 l'ha messi la Regione Toscana. Per quanto riguarda il collegamento diretto tra il porto e l'interporto, che sempre di più si dovrà configurare come un retroporto, c'è un progetto in fase di redazione. Sono 14 milioni e mezzo di investimento. Di questi, 7 milioni e mezzo li ha messi la Regione Toscana.
Quindi siamo di fronte, cioè, ad un intervento che non ha soltanto, cioè, la darsena come obiettivo realizzativo, ma anche una migliore e maggiore infrastrutturazione che è in corso. Se questo lo aggiungiamo a quello che sta avvenendo oramai in una fase anche conclusiva a Piombino, cioè direi che veramente, cioè, la porta di accesso al Mediterraneo trova nella portualità della Toscana un punto di possibile attracco che farà bene all'economia della Toscana, i cui dati di sviluppo sono dati da IRPET, non è che me li sono inventati io e non è che se li ha inventati, cioè fanno parte di uno studio che ci ha fornito IRPET, ma che farà bene probabilmente anche ai traffici che si sviluppano e che si svilupperanno nel Mediterraneo, che abbiamo visto, come ho già detto nella comunicazione, che si sono enormemente sviluppati e sono destinati a svilupparsi ulteriormente, visto il raddoppio del canale di Suez. E noi abbiamo un'altra fortuna, che il porto di Carrara, il porto di Livorno e il porto di Piombino sono collegati con i corridoi che vanno verso il nord Europa e quindi veramente possiamo diventare attrattivi per non far fare alle navi che vengono dall'Oriente 3 giorni in più di navigazione per andare ad Amsterdam, per andare a Rotterdam, ma per venire invece nei nostri porti. E la revisione dell'84, al quale ha fatto riferimento Anselmi, probabilmente andrà nella direzione di rafforzare dal punto di vista della governance questo sforzo che stiamo facendo per quanto riguarda le infrastrutture, tant'è vero che noi ci siamo adoperati e ci siamo pronunciati per possibilmente un sistema portuale toscano, quindi che tenga assieme tutti e tre i porti, così come è avvenuto per il sistema aeroportuale, ma sicuramente sarà importante che Livorno e Piombino facciano parte, cioè, di una stessa autorità portuale nell'ambito della revisione dell'84 che è in corso. Quindi direi davvero che siamo di fronte ad un intervento che non è un intervento spot, che non è un intervento temporaneo, un intervento che fa parte di una strategia che è rivolta ad una parte importante della Toscana, che è quella della costa. Questo intervento è corroborato non da annunci, ma da risorse che sono state impegnate nell'ambito del bilancio nostro, del bilancio del governo, del bilancio dell'autorità portuale, e che ricercheranno nella professionalità e nella lungimiranza e nell'impegno di un partner privato, cioè quella capacità finanziaria ma anche industriale che serve per poter dare ulteriore sviluppo e incremento al porto di Livorno, che, diciamoci, era un porto che stava andando in declino e soltanto sulla base di quello che sta avvenendo in questo ultimo anno e mezzo ha visto invece un recupero per quanto riguarda per esempio il traffico dei container, anche in virtù delle limitazioni strutturali di cui soffre la Spezia. Quindi con questo impegno credo che ne gioverà la Toscana dal punto di vista dell'efficienza delle sue infrastrutture, dal punto di vista dello sviluppo della sua economia, dal punto di vista dell'occupazione. A me interessa poco se poi alla fine invece di 5.000 saranno 4.500 o saranno 6.000. Io credo che sia veramente importante che anche con questi interventi rimettiamo in moto il motore produttivo e il motore occupazionale della Toscana. Tutto questo, tra l'altro, avverrà nell'ambito di un processo di partecipazione che, è chiaro, anche questo si rifà alla legge, cioè la legge sulla partecipazione prende in considerazione le opere. Per quanto riguarda invece gli strumenti di pianificazione, il riferimento è alla legge 65, in questo caso articolo 36,6, dove è prevista la VAS della legge 65. E per quanto riguarda l'eventuale aumento dell'escovo da 18 a 20, non siamo di fronte ad un intervento che avrebbe o che avrà bisogno di una revisione del PRP,
ma è semplicemente un intervento che può essere classificato, perché l'abbiamo già visto con Piombino, nell'ambito degli interventi tecnico-funzionali che non hanno bisogno di una revisione del piano, del piano regolatore. Quindi mi sembra che siamo di fronte, cioè, ad un percorso che in questo momento è agganciato a tutti i riferimenti che lo rendono un percorso solido, un percorso lungimirante, un percorso che farà bene alla Toscana. Grazie, assessore Ceccarelli. No. Allora, no. Per fatto personale, glielo leggo. Siccome mi piace guardarla negli occhi, non mi sento molto in rete, le leggo che costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o d'opinioni diverse da quelle espresse. Non credo, visto che lo decide il Presidente dell'Assemblea, che lei sia stato censurato nella propria condotta. Quindi io... si abitui, consigliere presidente, con la replica con la replica dell'assessore si conclude la comunicazione. Iniziamo l'ordine del giorno. Punto all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 50, esaminata e approvata dalla prima commissione, proposta di legge numero 16, istituzione del comune di Abetone Cutigliano per fusione dei comuni di Abetone Cutigliano, formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2 della legge regionale 62-2007. La parola al presidente Bugliani. Grazie Presidente. La proposta di legge è di iniziativa della Giunta. Di conseguenza, rispetto alle proposte di legge di iniziativa consiliare, è arrivata in Commissione già dotata degli atti, delle manifestazioni di volontà dei consigli comunali dei comuni coinvolti di Abetone e Cutigliano, i quali si sono espressi favorevolmente per la fusione dei comuni nel comune di Abetone Cutigliano. Dico questo perché la procedura che porta alla fusione dei comuni, quando nasce su iniziativa della Giunta, ha un iter lievemente più snello rispetto a quello che deve essere seguito per quanto riguarda le proposte di legge di iniziativa consiliare. Infatti, sono al vaglio della prima commissione anche proposte di legge di iniziativa consiliare rispetto alle quali si è resa necessaria da parte del Presidente la richiesta di manifestazioni di volontà da parte dei consigli comunali coinvolti. Di conseguenza l'unica attività che si è dovuta espletare in commissione è stata l'audizione dei due sindaci, il sindaco di Abetone Braccesi Tommaso e il sindaco di Cutigliano Danti Giampiero, i quali si sono espressi favorevolmente per la fusione. Preciso che le delibere dei consigli comunali coinvolti, oltre a manifestare la volontà di addivenire alla fusione dei due comuni, hanno contestualmente manifestato l'indisponibilità ad altre tipologie di fusione. E al vaglio della prima commissione, infatti, anche una proposta di legge che coinvolge altri due comuni della montagna pistoiese, che sono Piteglio e San Marcello Pistoiese, rispetto alla quale comunque l'iter non si è ancora concluso. Per quanto riguarda le caratteristiche salienti di questa proposta di legge, si precisa che l'istituzione del comune di Abetone Cutigliano avrà luogo a partire dal 1 gennaio 2017 e che è prevista la successione nella titolarità dei beni mobili e immobili da parte del costituendo comune di Abetone Cutigliano, nonché rispetto ai rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni che sono coinvolti dalla fusione. Nella fase di interregno sarà nominato e sarà individuato un commissario straordinario e in una prima fase sarà coadiuvato dai sindaci dei comuni fondendi, che dovranno curare, comunque dare l'indirizzo dell'organizzazione amministrativa, e in caso di disaccordo le decisioni saranno prese dal commissario straordinario. La sede del comune di Abetone Cutigliano sarà presso l'attuale sede del comune di Cutigliano.
Per quanto riguarda il comune che andrà a nascere da questa fusione, il comune avrà 2.170 abitanti e sono previsti un consiglio comunale di 9 consiglieri e un numero di assessori nel massimo pari a 3 unità. È stato segnalato che a Betone Cutigliano fino alla metà degli anni 30 del secolo scorso erano comunque comune unico denominato Cutigliano. Pertanto, la Commissione, dopo aver ascoltato i due sindaci, dopo aver preso atto degli allegati alla proposta di legge in iniziativa della Giunta relativi alle delibere dei consigli comunali, ha predisposto una proposta di delibera afferente l'istituzione, l'indizione di un referendum. La Commissione, infatti, ai sensi del regolamento, in casi come questi, è chiamata a una scelta: o indire il referendum oppure esprimere parere contrario alla proposta di legge. In questo caso, alla luce delle dichiarazioni di voto dei gruppi presenti in Commissione, si è arrivati alla stesura di questa proposta di delibera di indizione del referendum che è stata votata col voto favorevole a maggioranza della Commissione, quindi ora portata al Consiglio regionale affinché poi, per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, venga trasmessa al Presidente della Giunta che dovrà poi indire la procedura referendaria, che deve svolgersi in un lasso di tempo inferiore a 60 giorni dal decreto di indizione del referendum. Pertanto, e qui concludo, evidenzio soltanto la parte dispositiva di questa proposta di delibera, per cui il Consiglio regionale delibera di effettuare il referendum consultivo sulla proposta di legge numero 16, istituzione del comune di Abetone Cutigliano, per fusione dei comuni di Abetone Cutigliano, e di formulare nei seguenti termini il quesito da rivolgere agli elettori. Siete favorevoli alla proposta di istituire il comune di Abetone Cutigliano per fusione dei comuni di Abetone e di Cutigliano, di cui è la proposta di legge numero 16, istituzione del comune di Abetone Cutigliano per fusione dei comuni di Abetone Cutigliano? Di dare atto che ai sensi dell'articolo 61, comma terzo, della legge regionale 62 del 2007, sono consultati tramite referendum gli elettori dei comuni di Abetone e di Cutigliano. Grazie. Grazie a lei per l'illustrazione di questo che è un atto importante, la prima ipotesi di fusione che avviene in questo Consiglio e nell'interesse generale. Questi processi consentono di favorire quell'aggregazione dei comuni che tutti noi comprendiamo quanto in una fase di questo genere sia davvero significativo, purché sia volontario. La parola a Massimo Baldi. Grazie Presidente della parola. Io credo e spero che in questa consigliatura disturberò frequentemente l'attenzione dei colleghi parlando di montagna. Se, come dire, abbiamo sottoscritto un programma che vede una Toscana a due velocità da rimettere in pari parlando di Toscana centrale e di costa, io aggiungo sempre che c'è anche una Toscana ferma purtroppo, ferma e che si muove soprattutto quando le frane si staccano dai monti. I detriti scendono a valle e fanno inondare fiumi e questa parte di Toscana si chiama montagna. Sono quindi felicissimo e davvero quasi entusiasta e commosso di presentare e discutere oggi finalmente la fine, mi auguro, felice di un processo che la scorsa consigliatura si è portato dietro a lungo, senza poi addivenire a una conclusione. La proposta di fusione dei comuni Abetone Cutigliano viene direttamente da due amministrazioni, una delle quali anche eletta pochi mesi prima di questa decisione a contraddire la vulgata pregiudiziale per cui le fusioni le fanno solo i sindaci al secondo mandato. In questo caso l'ha fatta un sindaco che non solo era al primo mandato, ma aveva anche iniziato da pochissimo ad amministrare. E ha avuto i suoi incidenti di percorso, alcuni
oggettivi e inaggirabili, altri invece prodotto di un'azione politica di contrasto. E finalmente poi si è dovuta interrompere perché negli ultimi 6 mesi della Giunta non si poteva indire il referendum. E ripeto, quasi non ci credo che siamo qui in questo Consiglio a mettere la parola fine a questo processo, che in realtà è la parola inizio di una serie di elementi, a partire dall'assetto istituzionale, che possono ridare speranza, risorse, prospettive per le politiche economiche, culturali, sociali della montagna toscana e, permettetemi l'affetto particolare, della montagna pistoiese. Spero pertanto che il Consiglio voglia approvare questa delibera e che, alla quale, scusate, vorrei aggiungere una raccomandazione, in questo caso a lei, Presidente, perché si incaricherà lei di trasmettere alla Giunta la procedura per l'indizione del referendum. Ci sono 60 giorni dall'indizione alla realizzazione, diciamo, del quesito referendario, ma lei, a quanto mi risulta, ha 30 giorni di tempo per fare la comunicazione al Presidente Rossi. Io le chiederei di farlo il prima possibile, perché vorremmo veramente salutare il 2015 avendo compiuto questo passaggio, senza anche evitando anche di impegnare quelle amministrazioni, che non sono pletoriche enormi ma sono piccole, in attività istituzionali in quella che è la fase più importante dell'anno di grande afflusso turistico, che è quella del turismo bianco e dello sci, insomma, che occupa gran parte dell'attività economica di quei territori. Grazie dell'attenzione. Grazie a lei, le assicuro che anch'io condivido nell'accelerare al massimo questo processo, per cui sarà trasmesso con rapidità. Gabriele Bianchi. Grazie Presidente, colleghi. Sì, noi abbiamo appoggiato la fusione e la proposta di fusione dei comuni di Abetone e Cutigliano, come ci siamo dimostrati anche favorevoli all'altro accorpamento a due comuni relativo a Piteglio e San Marcello Pistoiese. Poi, nel secondo giorno di seduta della Commissione, abbiamo anche ascoltato un comitato che sul territorio della montagna pistoiese ha fatto circa 22 assemblee territoriali, ha fatto una raccolta firme, e quindi noi vorremmo, cioè, e questi per una fusione a 4. Ora, secondo noi potrebbe essere fattibile, all'interno della dicitura della scheda referendaria, aggiungere con il minor costo possibile, poter dar voce anche a chi può essere interessato a un accorpamento a 4, aggiungere la voce a 4. Cioè, sei favorevole. Ora, per quel che riguarda poi la dicitura, sarà compito del personale addetto, però mettere le due opzioni al momento di voto, sì, di entrambe gli eventuali accorpamenti. Grazie. Grazie per il suo intervento. Marco Nicolai. Grazie Presidente. Oggi questo Consiglio discute di un primo passo importante nella razionalizzazione del quadro istituzionale della montagna pistoiese, che, come veniva detto, passa oggi da questa proposta di legge fortemente voluta dalle amministrazioni locali e poi da un'ulteriore proposta di legge che abbiamo presentato assieme al collega Baldi, d'intesa con le amministrazioni locali di San Marcello e Piteglio, e che sarà, immagino, nelle prossime settimane all'esame di questa Aula. Come veniva detto, il Consiglio regionale nella precedente legislatura ha dibattuto più volte della questione della razionalizzazione del quadro istituzionale della montagna pistoiese, tutte le volte con esito infruttuoso per ogni tipo di razionalizzazione del quadro stesso. Ed ecco perché la scelta, appunto, di procedere con questi due processi paralleli, che tutti e due, qualora i referendum si ovviamente fossero conclusi con esito positivo,
avrebbero poi effettività dal 1 gennaio 2017 i nuovi enti, non pregiudica nel futuro ulteriori forme di razionalizzazione e integrazione tra questi comuni. Però ha il punto positivo che è quello che è possibile, concreto e realizzabile in questo momento. Perché io penso che di semplificazione e di fusioni non solo dobbiamo discutere, ma dobbiamo fare. E fare significa anche partire dalle condizioni fattuali esistenti per cercare appunto di arrivare poi a realizzazioni concrete. In questo senso penso che la proposta appunto della riorganizzazione della Montagna Pistoiese, passando da 4 a 2 comuni, almeno per quella parte di Montagna Pistoiese, sia una proposta realizzabile, concreta, e che passa dalla condivisione di tutte le amministrazioni locali. E è questo, penso, che dobbiamo anche aver bene in mente. La storia dei processi di fusione dice che la condivisione delle amministrazioni locali è essenziale per una buona riuscita degli stessi, e io penso che noi non dobbiamo fare referendum solo per il gusto di farli, ma anche per raggiungere risultati concreti. E per questo, e questo, come insegna la storia delle fusioni nella nostra regione, passa da una convinzione forte delle amministrazioni locali proponenti, che di per sé ovviamente non è essenziale. Oggi concludiamo una prima parte di un percorso istituzionale, perché poi appunto la voce sarà ai cittadini, saranno loro a decidere rispetto a questo, però diciamo i presupposti ci sono tutti. Altri tipi di soluzioni non hanno questi presupposti e rischiano, anzi, qualora fossero sottoposte in questa fase al voto popolare, di essere compromesse per sempre. Per quello che riguarda la proposta in esame, penso che c'è appunto tra Cutigliano e Betone un tipo di dato storico che veniva detto, e poi ci sono ovviamente dati di tipo anche economico e sociale che riguardano e che legano insieme la storia e il presente di questi due comuni. Così come quando ci sarà la discussione della proposta di legge rispetto all'altro comune, quindi gli altri comuni di San Marcello e di Piteglio, penso che anche in quella sede potremmo poi approfondire meglio gli aspetti che sono positive appunto per addivenire alla concretizzazione anche di questo ulteriore ente, che appunto, qualora entrambe i referendum passassero, ovviamente qualora anche prima le proposte di legge fossero approvate dal Consiglio regionale, perché il referendum è possibile solo a quello dal punto di vista della deliberazione che poi dà via all'iter di indizione del referendum stesso, avrebbero effettività entrambi dal 1 gennaio 2017, portando dunque un risultato concreto, tangibile e realizzabile. Io penso, e qui concludo, che non ci si debba innamorare, almeno per me non è la questione di un'ingegneria istituzionale. Dobbiamo fare sulle fusioni dei comuni, in particolare in una regione come la nostra, che ha forte il senso dell'identità municipale, percorsi che partano da una forte condivisione con le amministrazioni locali, che siano condivisi con la popolazione, e questo il referendum dà la possibilità di ovviamente di poterlo comprendere bene, e soprattutto che siano utili a una prospettiva di sviluppo che passa, è inutile ripeterlo, anche da una semplificazione dei soggetti istituzionali, nell'ottica che sia funzionale allo sviluppo del nostro territorio. E penso che questo quadro che viene fuori oggi da questa proposta di deliberazione e poi successivamente dalla proposta che riguarda San Marcello Piteglio possa appunto essere congeniale a una prospettiva di sviluppo della Montagna Pistoiese nel suo complesso. Grazie a Marco Nicolai. Incidentalmente, nel riferimento che lui faceva, pensate sempre al referendum all'Isola d'Elba, dove
8 volevano essere comuni ad affondersi e il risultato fu negativo. Ma la parola a Manuel Vescovi. Sì, allora da parte nostra ci sarebbe piaciuto naturalmente avere un comune dove il referendum era stato fatto a quattro soggetti, però diciamo che bisogna partire perché sennò altrimenti non si arriva poi mai a un risultato, e per cui ben venga questa soluzione di portare i cittadini al referendum, anzi è un istituto che dovremmo utilizzare molto di più anche in Toscana, per cui per quanto ci riguarda il voto sarà favorevole, anche se avremmo preferito un referendum per tutti e quattro. Grazie a Vescovi, anche perché per la rapidità ed efficacia delle espressioni e le sue opinioni. Giovanni Donzelli. Può finire la telefonata. No, chiedo scusa, grazie Presidente. Io credo che questa sia una vicenda ovviamente che interessi il territorio in modo particolare. Un territorio su cui comunque vertono inevitabilmente diverse pressioni a seconda del comune di appartenenza, perché è inevitabile che ci sono dei comuni, come i due comuni che stiamo andando a fondere, che hanno una particolare, soprattutto il comune di Abentone, una particolarissima attenzione economica, sociale e turistica, e ci sono comuni invece dell'area della montagna pistoiese che hanno una popolazione residente notevolmente maggiore, che hanno comunque anche delle conseguenze relative alla pressione turistica che c'è sul comune di Abetone, come è evidente anche però che lo stesso comune di Abetone non può basare i propri servizi e considerare e calibrare i propri servizi solo sulla popolazione residente, perché è inevitabile che sul comune di Abetone gravitano una quantità di persone di interessi anche economici di tutta la regione toscana di particolare interesse. Quindi in questa situazione non facile e sicuramente delicata si sono finora svolte le due teorie principali della fusione a due e della fusione a quattro, detto in modo molto chiaro ed esplicito. Ora io credo che la cosa migliore sia permettere ai cittadini di scegliere, cioè sia la cosa migliore che può fare questo Consiglio regionale è quello di approvare oggi ovviamente la legge anche per dare la possibilità della fusione a due, approvare anche le altre due proposte di legge che ci sono, cioè una per la fusione a due degli altri due comuni e la proposta di legge della fusione a quattro. Questo cosa comporterebbe? Comporterebbe di partire col percorso referendario insieme, in contemporanea, e dare la possibilità ai quattro comuni di esprimersi su entrambe le fusioni. Se i cittadini bocciano, tutte le fusioni rimarranno divisi, se i cittadini approvano la fusione a due, si farà la fusione a due, se i cittadini dei quattro comuni vogliono fondersi a quattro, non capisco perché noi ci vogliamo ostinare in quest'Aula a impedirglielo. Sarebbe una cosa sbagliata. Allora, la cosa ovviamente da prendere in considerazione a questo punto è anche sui tempi, perché quando sento l'invito al Presidente del Consiglio a inoltrare il prima possibile e sveltire i tempi, lo condivido a patto che si faccia un inoltro unico anche con i risultati delle prossime votazioni in aula delle prossime fusioni, perché non avrebbe senso anche come spese ovviamente come spese pubbliche arrivare a fare, a votare o a iniziare un iter referendario in due tempi diversi. Se ci sono i territori che si devono esprimere, facciamoli esprimere tutti insieme. Aggiungo inoltre anche il dettaglio che sarebbe folle da parte nostra precludere la possibilità dei comuni di andare avanti con la fusione a quattro, quando comunque abbiamo incontrato in commissione il comitato che ha detto che farà la raccolta firme per la fusione a quattro. Quindi anche nel caso in cui si vada avanti con le due fusioni a due dei due comuni, oltre che c'è un problema che il comune che stiamo andando a fondere è sotto i 3.000 abitanti e quindi non è una fusione che può essere definitiva, ma si dovrà riintervenire fra un anno in base alla legge attuale, ma comunque oltre questo, se nel frattempo arriva anche una raccolta firme per la fusione a quattro, si continua a creare un'instabilità istituzionale per cui nei comuni della zona i sindaci, le amministrazioni, i cittadini sanno che è un percorso comunque a termine, un percorso transitorio, un percorso che non è definitivo. Invece noi crediamo che sia necessario porre
una parola definitiva su questo tema. Quindi c'è chi è a favore della fusione a 2, chi è a favore della fusione a 4 per un unico comune. Diamo la possibilità ai cittadini della montagna di scegliere. Facciamoli autodeterminare in base alle loro volontà. E quello noi lo rispetteremo e permetteremo così alla montagna pistoiese di avere lo sviluppo reale che merita. Grazie. La parola a Leonardo Marras. Grazie Presidente. Un intervento molto breve, ma per allargare un po' il ragionamento, avremo sicuramente modo di farlo in molte occasioni in questi prossimi anni. Noi crediamo che sia quasi un compito tra i più importanti, forse il più rilevante di tutti in questo mandato. Pensare a come si ripropone un assetto stabile delle istituzioni in Toscana, dato che è in corso una profonda revisione della Carta Costituzionale, che da qualche parte approderà, ma che sicuramente la riforma delle province ha prodotto elementi nuovi, l'affacciarsi di un nuovo ente così importante per la Regione negli equilibri socio-economici e quindi anche nei rapporti istituzionali come la città metropolitana, imporrà a questo mandato e a questa legislatura una missione naturale, quella di ripensare un nuovo modello di relazioni istituzionali, senza che quello che si avrà tra un po' sia semplicemente risultato empirico, ciò che in qualche modo si assesta da sé, perché se si assesterà da sé sarà evidente che territori come quelli di cui stiamo discutendo, molti altri minori dell'entroterra, avranno sicuramente minori capacità di rappresentanza. Io credo che molto di questo impegno che riguarderà la legislatura e il Consiglio regionale passa proprio attraverso l'imprimere una svolta rispetto alla fusione dei comuni. Ho anche un'opinione personale non positiva dell'applicazione di quella che è stata la prima fase delle associazioni delle funzioni dei servizi. Non ho un'opinione estremamente positiva del risultato organizzativo delle unioni dei comuni. Penso che siano giustamente dei passaggi essenziali perché si arrivi a dei risultati solidi, quelli cioè che ci ripropongano un sistema delle autonomie locali molto più semplificato. Abbiamo la necessità di avere una pubblica amministrazione locale efficiente, per esserlo oggi ha necessità di rispondere con qualità alla complessità delle istanze che gli giungono e per farlo la professionalità che si richiede è sicuramente più importante di quella che le piccole realtà oggi, anche alla luce delle condizioni strutturali della finanza pubblica, ci presentano di fronte. Ecco perché il Partito Democratico su questo punto non vuole arretrare, ma questa fase di soluzioni spontanee che dimostrano che si può fare, e lo dimostrano non soltanto a quei consigli comunali perché c'è una fase già portata a maturazione che produce un effetto, ma lo dimostrano a tutta la regione, a tutta la comunità regionale, a tutte le comunità regionali, a tutti i consigli comunali delle piccole realtà, che questi percorsi sono possibili, che è possibile ragionare di mettere da parte piccole resistenze locali ed è possibile procedere. Questa fase spontanea è troppo importante perché si generi un dibattito diffuso, serio, che sia il principio di una maturazione molto molto più diffusa, che crei davvero la possibilità di un progetto di struttura, di infrastruttura, di relazione istituzionale adeguata a quello che è il tempo di oggi. Ecco perché noi non possiamo pensare di fermarci e noi dobbiamo accogliere tutte le istanze che vengono proprio dai consigli comunali, perché abbiamo visto, lo ha detto molto bene Nicolai e prima ancora Baldi, abbiamo visto come questi processi hanno un esito positivo solo se nascono proprio lì dentro, nella rappresentanza, nelle assise comunali, perché queste in qualche modo producano effetti prima di altri percorsi
e che comunque tutto